Eccoci qua, buon pomeriggio. Andrea Bedeschi, sotto che lavora alacremente. Noi che cominciamo la nuova monografia della settimana. Ciao, Ignazio, ammazza la pistola più veloce del West. Già saluta. Ciao, ciao caro. Eh... Andrea Bedeschi mi farebbe, eh, diciamo, vorrei dire Mirko D'Alessio in cabina di regia, ma è in, affaccendato in faccende odontoiatriche. Eh, Andrea Bedeschi, però, mi fa molta compagnia vedere Andrea che eh, sta preparandosi per lavorare, sta già appunto lavorando. Poi mi ha raccontato una cosa molto divertente, collegata appunto ai social e al potere dei social in tutti i sensi. Ciao Renata, eccoci qua. Ciao Cristina. Oggi ho una monografia molto lunga, spero anche vagamente interessante, su un regista molto importante per me e per diciamo, tutto il cinema italiano degli ultimi ormai più di 40 anni, Danni Moretti. Oggi si parla di uno dei miei registi preferiti, Ignazio. Esatto, poi esprimiti, esponiti di tutto ciò che vuoi, anzi, accompagnami, accompagnaci in questa in questa monografia già c'è Andrea che mi fa compagnia però appunto sapete quanto mi faccia piacere eh, così sentirvi accanto soprattutto nel dibattito e nella appunto, no, il dibattito no fu una delle battute più divertenti è una delle battute più divertenti del nostro novecento cinematografico e, e appunto la, la, la scrisse e la diresse un genio di appena 20 anni, appena 20enne, eh, questa battuta all'interno del suo eh, primo lungometraggio eh, semiprofessionale che insomma sarebbe stato: Io autarchico di grande successo. Davide Recanello, anche si sì, unisce a noi. Oggi c'è da divertirsi: ho visto tre piani mi ha colpito molto. L'ho trovato molto interessante e pieno di spunti. Benissimo, Davide, si sì, sta già parlando dell'ultimo Moretti. Noi partiamo dal primo Moretti di Io sono autarchico e um, avremo anche delle foto, avremo soprattutto alla fine di questi miei sproloqui ehm, che insomma lasciano il tempo che trovano, avremo, avremo invece un video di Flavio De Bernardini. Flavio De Bernardinis, Flavio è l'autore di questa bellissima monografia su Nanni Moretti che edita appunto il, castoro, il mitico Castoro Cinema, le monografie di cinema importanti di quando io ero giovane eh, le monografie di cinema per Antonomasia diciamo in Italia di quando io ero, ero giovane poi è retto, hanno retto ancora un po' adesso eh, il castoro non è più centrale all'interno della, della critica e dello sviluppo monografico italiano però eh, ecco questo è un castoro cinema molto importante che è stato costantemente aggiornato De Bernardini si è arrivato fino a, al Caimano e è un castoro molto bello, molto complesso, un bellissimo studio, soprattutto a carattere psicanalitico. Non sapete i testi di psicanalisi che ci Bernardini in questo castoro? Sembra quasi, <ride> sembra quasi. Infatti, io so, poi ne vorrei parlare con Flavio un giorno dettagliatamente. So che Moretti non è che ci, ci rimase proprio benissimo. Eh, è un castoro quasi più a carattere medico che non cinematografico. Questo già la dice lunga dell'approccio. Dell'approccio di De Bernardinis, ma Flavio De Bernardinis, l'autore di questo splendido lavoro monografico su Nanni Moretti, eh, sarà diciamo l'ospite d'onore di questa monografia perché chiuderà alla grande eh, quando arriveremo alla fine. Chiuderà con un video molto bello che ci ha mandato di circa 8 minuti superiore quasi allo screen time di Nanni Moretti in tre piani ehm, che metteremo che collocheremo alla fine della monografia eh, Fenix MSK ciao, buonasera, 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 buon pomeriggio sono le ore 16 e 14 abbiamo, cominciamo appunto prendendoci sempre un po' di eh, tempo i primi film di Moretti li vidi grazie alle videocassette dell'unità sul cinema italiano eh, l'unità L'unità diretta da Walter Beltroni pubblicò anche tantissimi Castoro. Io ho anche l'edizione Castoro di, su Nanni Moretti, eh, ehm, più economica, diciamo, senza la copertina di carta più pregiata di, que di questa qua, ce cioè l'ho di là in salotto. E quindi, sì, le, le videocassette mh, con Beltroni, direttore dell'unità eh, di cinema italiano, facevano anche i convegni, appunto, le, le pubblicazioni del Castoro. L'unità fu un giornale molto attivo. A carattere cinematografico l'Ignazio è lì che si è sparato eh, tanta roba c'era un eccebombo bianca la miss è finita per me fu una vera e propria scoperta probabilmente devo anche a quei film la passione per il cinema molto bene entriamo anche nell'anagrafe abbiamo capito che l'Ignazio non è proprio uno della generazione Z perché appunto l'esplosione dei castoro eh, e l'esplosione delle videocassette dell'unità erano i primi anni 90 diciamo la prima parte degli anni 90 eh, quando io studiavo a bologna e, e lui era un Pischello ma non un pischiellissimo. Ok, sodio 03, lui, 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 questo signore qua. E ok, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Oggi eh, Nanni Moretti, 600.000 euro di esordio la scorsa settimana, un ottimo incasso per eh, queste, queste, queste settimane fondamentali, eh, queste settimane decisive per capire eh, se torniamo al cinema. 16 settembre, 30 settembre, lo ripeto continuamente tutte le twitchate e taste sono queste due settimane in cui non dico che si deciderà il mondo ma si deciderà tantissimo perché appunto Dune sta reggendo ed è uscito il 16 e perché, eh, è perché, eh, è perché questa settimana esce anche l'ultimo James Bond e quindi tre pubblici molto diversi, Dune... Uh, tre piani di Nanni Moretti, James Bond, No Time to Die, ci aggiungiamo anche la Palmadoro d'Oro Titan. Uh, insomma, è un momento in cui finalmente cominciano ad uscire dei film molto importanti che segmentano anche molto il pubblico e sarà. Eh, fondamentale per noi vedere gli incassi. L'incasso di Tre piani è stato buono, ehm, più di 600 mila euro di incasso. Siamo curiosi di vedere fino a dove arriverà. Dune sta reggendo molto bene, è già arrivato a 4 milioni. Quindi insomma è un momento in cui eh, stiamo cercando di capire, ma cominciamo ad avere dei segnali. Abastanza positivi riguardo appunto la, il nostro ritorno al cinema. Che bello rinnovare l'abbonamento a Bettista nel giorno della monografia su Moretti. Oh, beh, ma che bello leggere tutti questi commenti. È un regista che poi ha attraversato anche varie generazioni e che è letto ed è vissuto in, in modo diverso da diverse generazioni. La sua eh, lo, lo rende quasi un totem. E, eh, ed è stato, devo dire, divertente in chiave morettiana eh, per lo humor acre che ha sempre contraddistinto questo grandissimo regista italiano. Per me è stato divertente vedere alcuni della sua generazione sconvolti a carne per tre piani, che è un film pienamente morettiano del primo periodo e che in un certo senso cancella per, per, diciamo per, per, per quelli che non amano come me. Eh, Caimano, Abemospap, Mamma e mia madre cancella questo momento, insomma, che è stato un momento invece di grande consenso. Eh, Moretti ha attraversato la storia del paese. Moretti ehm, ha, diciamo, con il suo corpo e con la, la, il, il suo anche essere frontale, tre piani, interessante perché. Ha uno screen time minore rispetto al video che ha mandato De Bernardinis, poi eh, eh, il mio grande rammarico è di non aver cronometrato lo screen time di Moretti la seconda volta che ho visto Tre Piani. Volevo, eh, volevo portarmi il mio strumento eh, di bettaste storico per capire quanti, quanti minuti e quanti secondi precisamente Moretti appare ma molto pochi, forse anche meno rispetto al video che ci manderà Flavio De Bernardinis ehm, che abbiamo eletto a eh, Vate Morettiano l'autore del mitico Castoro Cinema, il Castoro è una monografia molto importante per la mia generazione, il Castoro mh, diciamo famoso questo di De Bernardinis su Nanni Moretti con tanti aggiornamenti arriva fino al Caimano e ho chiesto a Flavio anche di lanciarsi appunto oltre il Caimano, vedrete che bello che è il video che ha mandato De Bernardinis con cui chiuderemo la la monografia, anzi, ringraziamo Flavio che oggi sta. Peraltro, oggi Flavio De Bernardini si trova in un luogo dove Moretti non è stato. Molto spesso parliamo in queste nostre monografie. L'ultima, Denis Villeneuve, ci siamo divertiti la settimana scorsa, no? Ha studiato in una scuola di cinema di Montreal. Moretti non ha studiato in nessuna scuola di cinema. De Bernardini oggi si trova in una scuola di cinema, nella Scuola di Cinema Nazionale Italiana, il Centro Sperimentale, dove sta facendo non solo lui, eh? anche una regista che io amo moltissimo, che è Laura Luchetti, che ho sentito oggi. E stanno al centro sperimentale stanno facendo gli esami alle, ai nuovi registi che stanno entrando al centro sperimentale, questo è interessante Moretti non c'entrò perché? perché era una capra sgarbi, era una capra a scuola e a malapena prese il diploma del liceo, andava malissimo e l'università non ci pensò nemmeno e al centro sperimentale si entrava con l'università, quindi Moretti proprio Dovete metterci una croce sopra. De Bernardini. Oggi si trova al centro sperimentale e quindi abbracciamo Flavio. Non può essere con noi in diretta, ma ha mandato un video stupendo. Uh, Nanni sta ancora. Luca Pinna, un uomo, uh, un uomo, un uomo sagace, uh, sta ancora aspettando che Lynch lo uccida. Bravo Luca, sta raccontando un aneddoto divertente. Lynch che vuole uccidere Moretti, uh, perché appunto ha saputo che. Eh, il suo Mulola Drive non ha vinto eh, il, premio, il primo premio che vinse Lince ai tempi di Cuore Selvaggio. E eh, accontentati, eh, non farai parte del mitico club con Shohei, Mamura, Coppola, Dardenne, Custurizza eh, Di quelli che hanno vinto due palme d'oro. Eh, stai tranquillo, stai buono, chissà se mai Nanni Moretti ce la farà. Eh, ha preso scopole una dopo l'altra, non coppole. Ma scopole dopo la Palmadora vinta, vinta per la stanza del figlio, questo aneddoto di Luca Pinna ri, ri, ricorda appunto un David Lynch che non è vero per niente che fa meditazione, non è vero per niente che non gliene frega niente. Eh, sempre noi, anche Bad, su questo. Eh, d'accordo con me, noi prosaici eh, noi laici noi che amiamo gli artisti per quello che sono sappiamo che questi qua se ammazzerebbero per vincere un premio, non sono persone particolarmente eleganti, né raffinate soprattutto non sono superiori al lagone e alla competizione non vedono l'ora una delle scene più divertenti diciamo una delle immagini più gioiose di Nanni Moritti è quando ha vinto la Palma d'Oro è l'uomo più felice del mondo andatela a recuperare su internet sta con tutte e due le braccia alzate Roba che agli europei che abbiamo visto quest'estate i calciatori ai mondiali Maradona con la Coppa del Mondo. Cioè, erano, erano, diciamo, erano più timidi, erano più timidi questo per far capire quanto. E Linch appunto eh, lo incrociò e gli disse: Nanni ti voglio uccidere. Nanni ti ucciderò. Eh, Stefano, buon pomeriggio, eccolo qua. Eh, ti sei abbonato? Meno male. Eh, lo Skin Time di Moretti in tre piani pensavo. <ride> eh, omaggio anche a caro diario, vabbè, vi, 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 leggo molto, vi leggo molto Morettiani e vi leggo molto, diciamo, scherzosi oggi pomeriggio subito. Su questo già fa capire i vostri commenti sono molto interessanti perché fanno capire che ci torniamo a che fare ad avere a che fare con uno degli autori di battute che sono diventati tormentoni della, del nostro paese, della nostra nazione nel corso degli anni più importanti del nostro cinema e, ed è, e questo è un peccato perché poi ancora oggi eh, molto spesso Moretti no? le tante letture di Nanni Moretti eh, a volte rimangono ancora sconvolto quando eh, eh, succede per esempio nel Mostro della Cripta di Daniele Misischia che si legga Moretti è l'incipit del Mostro della Cripta di Daniele Misischia si, si legga Moretti eh, come il cinema d'autore pesante, noioso Uh, no, punitivo uh, di sofferenza in realtà chiave semiotica eccolo che mi prende in giro che è la mia espressione preferita in realtà uh, uh, questi sono i beat ecco vedi, vedi un vecchio che prova sempre a fare il giovane Andrea Bedeschi uh, subito riconosce queste cose bene bene e, um, e, e, invece, e invece Moretti è, è una persona molto spiritosa è un autore comico è un autore di tormentoni e oh, molti di questi tormentoni li state usando anche voi stasera sono indeciso di andare a vedere il restauro di Fargo tre piani ho curito io ah, beh, ma che bella indecisione Alex eh, eh, Chi è? chissà che, che, che decisione prenderai la recitazione in tre piani mi ha desorientato a tratti John Vanni interessante, molto interessante stessa gioia espressa dalla, alla vittoria del David come miglior attore per il film di Loghetti immagino Luca Pinna, vabbè madonna, siete troppo colti, sembrate appunto gli studenti a un, alt, un mio tormentone delle Twitch, sembrate gli studenti di Michele in bianca, eh, in questo caso Luca Pinna addirittura non sta facendo una citazione del Cianli Moretti, sta facendo una citazione di altre immagini che sono state importanti e che abbiamo visto, io le vidi da adolescente che voi non eravate nemmeno nati, sicuramente non era nato Luca Pinna se è del 96. Perché, appunto, sta raccontando di un Moretti abbastanza funereo che scende le scale e che vince il suo primo Davide di Donatello. L'ho dovuto ricordare ai Fratelli Innocenzo, quando erano molto amareggiati per diciamo, la sconfitta mh, di Favolaccio. Ho dovuto ricordare, e spesso passo il tempo a ricordare a questi giovani cineasti italiani, eh, il fatto che Nanni Moretti eh, abbia vinto il suo primo Davide di Donatello eh, come attore, protagonista di un film di un suo pupillo dopo che aveva già diretto uno o due capolavori all'interno della sua filmografia e la risposta è sempre no, ma che davvero, veramente sì e, e peraltro eh, quel David, caro Luca Pinna io vidi in diretta quel David di Mattel erano quei David tristissimi che mandava la RAI dove, dove tutti si odiavano e dove c'erano quei silenzi imbarazzanti pazzeschi che in tv erano, ehm, ti facevano proprio ma del male fisico e tu ti chiedevi perché, perché questi qua Odiassero dare i premi, odiassero il premio del cinema italiano, odiassero il cinema italiano. Ti chiedevi da piccolo cinefilo, io osservavo queste serate e mi chiedevo: ma, ma chi io lo fa fare? Cioè, ma lo devono fare per forza? Cioè, e, e si entrava tutto in questa, mh, si entrava in questa uh, autolesionismo tipicamente italiano che insomma, uh, uh, diciamo, non. Um, no, non si capiva in Italia, non si continua a non capirsi quando, nel momento in cui basta, fai, fai, una, fai una serata in cui dai i premi in modo anche spiritoso, magari con dello humor, e poi ciao. Invece, no. E invece ci deve essere sempre un, un, una grande, una gran, un grande scompenso ormonale. Ho un'edizione, del libro del Centro studio di Carodiario regalatemi da una persona cara che assistette ad una proiezione speciale del film. Che è bello, Ricanello. Ciao Francesco, non credi che la reazione alla Palmadoro di quest'anno sia stata una grossa caduta di stile? Non ha fatto la figura del tronfio rosicone. Director Scat Sergio tra noi eh, ha messo anche un post su Instagram in cui rosicava per la vittoria di Titan. Però lì è divertente per noi Morettiani della prima ora, ma adesso ci arriviamo, è anche questo suo modo, diciamo, di continuare a, a, a fare battute sul cinema degli altri, che ha sempre inserito anche nel suo cinema, caro Sergio, come sai, e, ed era un modo anche di, eh, come dire, eh, esporre e di mh, mettere davanti agli occhi di tutti una, un sincero, penso... Eh, rosicamento, e questa noi la chiamiamo anche autoironia. Poi ha pubblicato la foto. Di lui che è, appunto è un vecchio rosicone. Eh, sicuramente è un regista che amo moltissimo. Soprattutto, io amo il primo Moretti, eh, il, il miglior Moretti di sempre, ovviamente quello da. Io sono autarchico a Palombella Rossa. I veri Morettiani subito cominciamo a fare un po' di dissing. Sono questi: sono quelli dell'Es. Ma perché sono quelli dell'ES? Perché sono quelli del mostro e sono quelli dell'Alter ego, sono quelli di Michele. Eh, credo fosse ironico. Aveva pure il filtro Instagram da anziano esatto, l'Ignazio. Eh, però, insomma, rosicava realmente, avete ragione, hanno tutti ragione per citare sempre il romanzo di Paolo Sorrentino che recita in un film di Nanni Moretti e viene ucciso all'inizio del Caimano, ha ragione Stefano, ha ragione Lignazio, hanno ragione tutti e due, cioè rosicava e contemporaneamente, eh, diciamo, si, eh, si prendeva anche in giro davanti a tutti eh, e davanti alla vittoria eh, strameritata di Giulia Ducournau, per lo splendido titan, invece bombo contro l'invermiuller si sì, era in io sono Tarkio. Grazie all'Ignazio che ci dà lì, 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 finalmente, diciamo, mh, terminiamo questa lunghissima, troppo lunga introduzione ricordando che alla fine avremo l'unico e solo Flavio De Bernardini, autore del Castoro eh, indispensabile. I Castoro erano la monografia di quando io ero giovane che tutti dovevamo leggere che se fossimo diventati dei critici avremmo dovuto anche scrivere e i castori più importanti erano quelli di Franco La Polla su Spielberg, Gianni Canova su Cronenberg io amo moltissimo il Castoro di Alberto Farina su John Landis. La prima monografia che ho fatto è sul mio regista preferito che è John Landis, ed è stato sempre emozionante. Chiamare Alberto, eh, il cui Castoro su John Landis è una cosa eccezionale che mi sconvolse quando studiavo al Dams di Bologna. E poi Enrico Ghezzi su Stanley Kubrick, un Castoro che era introvabile. Pensate quando io ero un ragazzino perché? perché lo cercavamo tutti perché era. Era mitico e, e poi appunto lo, lo beccai con grazie a Walter Beltroni quando con l'unità fece uscire non solo i VHS che si è sparato l'Ignazio, ma fece uscire anche i Castoro Cinema, eh, E va bene, eh, la reazione di Pasqua su Pasqua Sette Bellezze che, ehm, ehm, che poi ebbe strascichi nel tempo. È, è, è presente in Io sono un autarchico. Giovanni, sono d'accordo. Secondo me è la reazione che ti aspetteresti da Moretti. Un rosicare divertente e autironico. Ehm, quando dovetti fare un saggio sull'enunciazione semiotica in otto e mezzo, andai anche io nella biblioteca del Dams a recuperare il Castoro di Fellini. Va bene, ok, perfetto, magnifico. Eh, è su ricordi di Castoro e su ricordi di nostre ricerche. Nelle biblioteche, che bello, che meraviglia, cominciamo diciamo, questa, questo lungo viaggio e dentro un'epoca, dentro un tempo, dentro una, una pratica cinematografica eh, che è subito autarchia, che è subito eh, uscire dai binari no? le strade. Non è la nostra strada, in tre piani ci sono spesso inquadrature di strade. E ci sono inquadrature di strade dall'alto che sono ferre perché sono i binari di una ferrovia c'è cioè una inquadratura speculare e poi invece sono più diciamo variabili e quindi sono più alternative e nel caso di Nanni Moretti stiamo parlando di un signore che nasce il 19 agosto del 1953 come sapete tutti nasce in vacanza nel senso che i suoi sono in vacanza eh, Nell'Alto Adige a Brunico eh, e Moretti nasce appunto il 19 agosto del 1953, e eh, quindi stiamo parlando di un pieno boomer. Questi sono i boomer, a volte vi leggo confusi: eh, sui boomer date i boomer un po' a casaccio. Invece, i boomer appunto sono nati tra il 40 e il 60 del novecento, con diciamo il nucleo centrale di questa armata delle tenebre che a mio parere ha distrutto il paese tra gli anni 90 e 2000 è proprio il nucleo tra il 50 e, e, e il 55. e Moretti appunto si trova proprio là, 19 agosto 1953, e immediatamente è figlio di una borghesia e di una cultura, è figlio di un insegnamento, di una didattica, molto spesso i suoi film sono pieni di eh, insegnamenti, di ripetizioni, di testi, da mia madre a Ecce Bombo dove lui è. Un, da addirittura delle ripetizioni eh, i suoi film sono pieni di scuole sono pieni di cattedre lui è professore sia in bianca che in sogni d'oro in sogni d'oro nei sogni e questo è perché appunto eh, papà era un professore universitario e mamma era una professoressa del liceo eh, Luigi Moretti e la signora Picella eh, da cui appunto prende il nome l'altrego di straordinario di Nanni Moretti eh, sono degli insegnanti e, e questo già è molto importante eh, e già fa capire che è una borghesia di un nostro momento storico del nostro paese molto bella molto solida è una famiglia borghese mh, molto colta è una famiglia borghese paritaria certo l'uomo è un insegnante all'università la donna è un insegnante eh, al liceo ma comunque c'è un, una famiglia estremamente, estremamente eh, colta di una, sinistra, eh, di una sinistra vitale e di una sinistra eh, forte all'interno e radicata all'interno del paese eh, radicata all'interno delle istituzioni accademiche per esempio eh, è così che questo ragazzino subito entra in una sorta di conflitto con, ehm, con questa famiglia così colta perché? perché non va per niente bene a scuola e, e perché mh, immediatamente partecipa a un, a un momento storico del paese effervescente, Moretti ovviamente non può essere considerato un sessantottino perché nel 68 poverino <ride> c'ha 15 anni, però sicuramente quello che è eh, quello che accade nel nostro paese negli anni 70 lui lo vive in diretta e lo vive eh, per quanto riguarda la militanza politica che sicuramente è un qualcosa che in famiglia è molto presente, però Moretti, che cos'è? Moretti è un giovane, Moretti è un giovane, Moretti farà molto humor sui giovani, Moretti farà eh, una enorme dissacrazione nei confronti della, della retorica dei giovani, lui che non ama la retorica, almeno soprattutto quando è, eh, quando è un ragazzino, quando è un ventenne, e, e in quel momento è, fare militanza politica significa una cosa che è una parola che a voi oggi fa molto ridere perché non, siete non siamo nemmeno più parlamentari noi in questo momento perché stiamo perdendo molta fiducia, soprattutto voi, soprattutto appunto la generazione Z. I vent'anni di oggi hanno stato perdendo completamente fiducia nei confronti della classe politica e hanno grossa difficoltà. A, a essere interessati a seguire le vicende politiche del nostro paese. All'epoca non solo si era parlamentari e c'era un forte interesse parlamentare, ma c'era addirittura un grande movimento extraparlamentare. E Moretti faceva parte di questo movimento extraparlamentare, c'erano tantissimi, tantissimi gruppi gruppuscoli, eh, da prima linea, potere operaio, i Maoisti, dove faceva, in cui stava Santoro. E ultimamente abbiamo scoperto che anche un, un virologo di questi che sono un anno e mezzo che sta in TV praticamente 24 ore al giorno faceva parte della sinistra extra parlamentare. Chi l'avrebbe mai detta? In realtà li, 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 li riconosci molto facilmente. Non solo per l'anagrafe, per poverini, perché appunto sono, è questa generazione di nati tra appunto la fine degli anni 40, i pieni boomer e i primi anni 50. E, e in questo Moretti faceva parte di un gruppo extraparlamentare eh, comunista per sua stessa missione: tra i più tristi e marginali e antipatici e diciamo eh, inefficaci ininfluenti e un po' fastidiosi anche del panorama italiano dell'epoca i soviet eh, adesso eh, io sono un grande appassionato dei Monty Python come sapete i Monty Python in Brian di Nazareth prendono molto in giro la divisione eh, in una supposta sinistra di gruppi e gruppuscoli, eh, e questo lo fanno appunto con il fronte popolare giudaico, il, giudaico, il fronte del popolo di Giudea, appunto con questo divisionismo costante all'interno della, della, della forza rivoluzionaria contro eh, l'oppressore romano che, eh, che smorza. E che distrugge e che annacqua continuamente la, la possibilità di sconfiggere l'imperialista romano. Eh, in quel momento ci sono tantissimi gruppi extraparlamentari, Moretti fa parte dei Soviet, gioca a pallanuoto eh, la sera, studia, insomma, la, durante la giornata e è, un, è uno sportivo. Moretti è uno sportivo, è uno che ama vincere, eh, e anche lo sport, come la scuola, come i libri, come le cattedre è molto presente in tutti i suoi film lo sport è incessantemente presente sia che sia pallanuoto sia che sia calcio sia che sia tennis perché perché lui gioca a calcio perché lui gioca a tennis perché lui era un, un ottimo giocatore di pallanuoto è entrato anche nelle giovanili della, della nazionale italiana di pallanuoto e c'è un, uno dei suoi film più belli che è la fine del speriamo di no però probabilmente la fine della parabola di Michela Picella Palombella Rossa che lo vede, che è un film sportivo. Io amo molto Palombella Rossa anche perché è un film sportivo, eh, a tutti gli effetti. È un film che possiamo avvicinare a fuga per la Vittoria all'interno di un genere da eh, videoteca o da appunto etichetta, che purtroppo i critici. Eh, noi critici dobbiamo mettere è assolutamente un film sportivo film sportivo per quanto riguarda un'intensità espressiva della ripresa del gesto sportivo che vede poi Moretti molto spesso protagonista addirittura in slow-mo come lui usa lo slow-mo eh, usa il rallenti anche per la partita di pallavolo tra i cardinali in Abemus Papam quindi è molto presente la scuola abbiamo detto sono molto presenti i libri è molto presente la politica, ma forse addirittura meno la politica rispetto alla scuola: ai libri, le ripetizioni. Il latino, le versioni eh, e lo sport dentro la filmografia di questo eccezionale cineasta italiano che comincia col Botto e comincia ragazzino. Eh, non c'è la scuola. De Bernardinis non starà con noi in diretta a chiacchierare di Moretti perché sta facendo gli esami di ingresso oggi, ora, in questo momento. Insieme pure a Laura Luchetti, pazzesco. Ho sentito ieri Flavio, cioè la, giorni fa, Flavio, per avere il suo contributo sulla monografia su Moretti, e ho sentito oggi Laura per altre cose. E, mh, Laura Luchetti, regista nostra, uh, diciamo amica di Bet Taste, no? molto vicina a, a noi di Bet Taste, noi siamo molto vicini a Laura, la quale si, sta in un momento di crescita enorme e, eh, e farà fumetti brutti, quindi è in un momento delicatissimo della sua carriera in senso positivo. Laura Luchetti. Ed è molto bello immaginare che Laura si trovi da marziana. Lei che era una marziana, lei che era un alien al cielo italiano, che si è stata, si trovi adesso al centro sperimentale. Non ha fatto il centro sperimentale, Danni Moretti comincia eh, a, però, eh, sfruttare una caratteristica dell'epoca dell'epoca dei microprocessori. Comincia questa idea della leggerezza, comincia questa idea della. Eh, del, del ridurre la pesantezza dell'attrezzatura della, della, dell cinematografica, ebbene sì, eh, sono questi anni in cui è possibile eh, entrare in contatto con dei mezzi di ripresa eh, molto leggeri, acquistabili, acquistabili anche dai borghesi. Infatti, quello che vedete eh, usato da Nanni Moretti in questo momento come immagine di, eh, del film stesso, che è Io sono autarchico, è lo strumento con cui lui gira Io sono autarchico, ma questa cosa che a lui l'aveva la, la anche il borghese Peter Sellers, per esempio, che lo usava costantemente per eh, immortalare e registrare, il caro diario, i momenti della sua vita e, e della sua famiglia. Questo superotto, questo aggeggio, questa, questa macchina da presa eh, leggera, piccola, è, ehm, è un mito, diciamo, diventa il sistema di registrazione, eh, diciamo, di molte persone che, eh, di, molti, molto, di molti, borghesi del Novecento, che eh, sia che siano Peter Sellers, sia che sia che siano Anni Moretti, sia, sia che siano Enrico Rossi o Mario Rossi, eh, usano eh, e fotografano in movimento la vita eh, che li circonda. E, e la vita di cui loro sono protagonisti. Moretti fa qualcosa in più. Eh, Moretti comincia a girare, è appassionato di cinema, va al cinema, usa, mh, va, va in tante sale. Oggi si parla di cinema, di crisi del cinema, di crisi della sala. In quel tempo, amici miei, eh, ovviamente, pensate quanto erano ancora più, più piccole quant'era più, eh, quant era più eh, triste squallido vedere un film a casa in televisione, è chiaro che questi uscivano come, come dei pazzi è chiaro che questi, eh, ecco perché speravamo che il pubblico della sua generazione andasse in massa a vedere Treppiani perché sappiamo che per loro è molto più, stiamo parlando dei settantenni eh, è molto più Uh, diciamo, fa parte della loro vita e fa parte della loro natura uscire e andare al cinema. Lui si chiudeva nei cineclub, lui andava di qua, andava di là, vedeva, vedeva tante cose, andava al Nuovo Olimpia, il Nuovo Olimpia esiste anche adesso. È stato riaperto non tantissimi anni fa a Roma, è scomparso per tanti anni. Eh, andava al film studio e al film studio. Eh, Va anche il suo primo film da regista, ma gira dei corti. Adesso i corti di Moretti sono divertentissimi, sono interessantissimi e varrebbero già solo quelli una monografia. Noi dobbiamo sbrigarci perché già ovviamente è tardissimo e, e saremo molto molto rapidi e molto veloci uh, e, 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 dovre, e toccheremo, e toccheremo uh, tutte queste avventure morettiane. Io sono autarchico, è un film splendido, meraviglioso. Uh, uno dei film più belli ancora oggi non, non, non c'entra niente il fatto che sia eh, a una camera non c'entra niente il fatto che quasi non la muovesse eh, e non c'entra niente il fatto che eh, lo fece con due lire con due lire realmente eh, de Bernardinis è molto bravo nel castoro a ricordare viene girato con 3 milioni e 300 mila lire 1.700.000 di pellicola 700.000 di doppiaggio il Super 8 come sapete benissimo si deve doppiare e questo pazzo dopo aver fatto dei corti decide con il Super 8 di fare un lungo poteva schiantarsi, poteva venire una cosa orribile decide di fare un lungo per fare questo che cosa devi essere non solo devi essere un autarchico, ma devi essere anche un, un bravo uh, manipolatore dei tuoi amici uh, che usi come tuo cast. Questo sarà uno degli argomenti più interessanti dello scontro con Monicelli in Rai moderato da Alberto Arbasino uh, su appunto questa rivendicare da parte di Nanni Moretti uno scontro storico degli anni 70, di fine anni 70, quando Moretti è appena esploso eh, con il mio sono autarchico e sta aspettando e sta per fare, e c'è Bombo, il suo secondo lungometraggio. Il suo sono autarchico è un lungometraggio che lui gira con i suoi amici. Eh, I suoi amici sono degli attori? No, non sono degli attori, eh, però lui li rende attori, lui trasforma la storia di questa generazione e la storia di questi di questo cotè, di questo ambiente borghese della Roma Nord che lui frequenta, che lui vive, che lui abita, eh, lo, lo trasforma appunto in un possibile film. E, e tutta questa possibilità in realtà diventa concretezza. Questo crea, creerà un grande equivoco, creerà il, gran, il, il primo grande equivoco tra i tanti che ha creato un grande regista come Nanni Moretti. Eh, L'idea che si possa fare, eh, che tutti lo possano fare, in realtà è una cosa difficilissima da fare. E Moretti ha un'idea già molto forte di cinema, eh, nel caso di Osomo Otarchico. Eh, intanto perché scrive un grandissimo film a struttura orizzontale, come ricorda sempre lui, che cosa vuol dire una sceneggiatura, una sceneggiatura a struttura orizzontale? Vuol dire che non c'è eh, un climax, vuol dire che non c'è un picco, vuol dire che il... Um, che... Eh, c'è una sorta di, come dice anche l'ottimo Flavio De Bernardini nel suo castello cinema su Nanni Moretti c'è un, una sorta di discorso paratattico a livello grammaticale, una scena eh, segue l'altra e, e che cos'è Io sono autarchico? è un film molto semplice e molto complesso contemporaneamente, è un film su un gruppo di amici è un film dove eh, addirittura eh, Moretti ha già un figlio lui avrà un figlio nella vita reale tardissimo eh, Moretti ha un figlio e Moretti soprattutto ha un alter ego è il momento in cui lo eh, dichiarerà ad Enrico Ghezzi in, una, in uno stilicidio di video intervista terrificante che potete trovare su YouTube di un'ora in cui i due spiccicano due parole per caso però appunto un momento interessante di questa, di questa video intervista è, è, è il momento in cui appunto Moretti dice Michele nasce un po' per caso è il nome, è il nome di mamma, l'abbiamo ricordato la signora Picella è sua madre e Michele, questo nome proprio Michele, boh, poteva essere Antonio poteva essere Gino arriva questo Giovanni Moretti appunto eh, Nanni per gli amici eh, chiama questo personaggio Michele chi è Michele? Michele è lui e contemporaneamente non è lui è questo il fascino dell'alter ego ed è questo quello che piace moltissimo almeno a me della fase apicelliana del cinema di Nanni Moretti Michele è un uh, è un giovane coglione uh, che ha problemi con le donne sti, tormentone stilicidio anche all'interno dei racconti uh, qua lo vediamo con Simona Frosi che è che è sua moglie e contemporaneamente la sua ex moglie. C'è già tutto Moretti qui. Eh, ci, ci sono già le, 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 le donne che, che non riescono a stare con lui perché è insopportabile. C'è il suo essere querulo, il suo essere lamentoso. Quando ero piccolo e andavo spesso al cineclub di Silvana Costi ed ero un piccolo morettiano, adesso sono un vecchio morettiano, Agosti per prendermi in giro mi diceva ma a te ti piace tanto Nanni Moretti ma Nanni è il paolino paperino della sinistra italiana io non la capivo questa non lo capivo questo se ero molto piccolo non, la, non lo capivo bene questo senso dell'umorismo perché non, non capivo bene questo senso dell'umorismo tra comunisti tra loro che si prendevano in giro un po' sodiavano un po' s'amavano soprattutto sodiavano e però in realtà appunto questo suo essere continuamente lamentoso come Donald Duck, no? il paolino paperino della sinistra italiana, eccolo qua è un ragazzo figlio del benessere eh, Moretti capisce già tutto e eh, lo disegna benissimo, figlio della borghesia, nel momento in cui fa una eh, interessantissima dibattito con Marco Ponti, così baciamo Marco ehm, che è la vittima di una delle mie video recensioni più cattive e acri delle Tante recensioni cattive e agri eh, che ho fatto per Battisti in questi ormai sette anni. Eh, Marco Ponti mh, fa un dibattito su Santa Maradona con, con uh, Nanni Moretti, che, gli, che cita proprio: Io sono autarchico per criticare. Eh, Moretti partecipa a questi dibattiti, anzi, è anche molto interessante quando parla, come sempre, di cinema. E, e gli dice: I tuoi personaggi eh, non si sa bene come vivono. Non si sa bene come vivono, è debole questo a livello cinematografico. Io nel mio film, nel mio primo film, il mio sono autarchico, faccio una scena in cui Michele va al telefono e dice al padre: Papà, senti, ma mi passi come al solito anche questo mese i, questi soldi. E lo fa eh, quasi in chiave godardiana, quasi viene paragonato. Alcuni critici francesi trovano nel primo Moretti dei, dei punti di contatto con lo humor di Godard, non sbagliano, perché Moretti lì quasi ammicca in camera e quasi vuole, in, con questa scena, giustificare il fatto che vedremo Michele andare di qua, incontrare Silvia a Castel Sant'Angelo, vedremo Michele eh, consumare anche un pochino, andare qui in una gita per prepararsi al training teatrale della sua compagnia, qua viene menato da Paolo Zaccagnini, che è il King Kong de, del film. Eh, insomma, vedremo Michele eh, stare a casa con il figlio Andrea, Molto imbarazzato, questo ragazzino di vent'anni eh, extra parlamentare comunista, eh, piuttosto idiota e narciso, e inconcludente e lamentoso eh, ha un bambino. Povero Andrea, poveraccio! E tutti i figli di Moretti cominciamo già a creare queste strane connessioni. Si chiamano Andrea. Tutti i figli, tutti figli di Moretti nei film: Andrea, qui Andrea, in tre piani, Andrea, nella stanza del figlio. È eh, interessante, eh? va bene, ok. Detto ciò, eh, il primo figlio è nel primo film. Voi direte, ma com'è possibile? Poi lui è sempre stato un eterno bambino, un eterno single, fino a, a, alla svolta di aprile, quando appunto lo vediamo che è diventato padre eh, ben oltre i 40 anni d'età, che è una cosa che di solito fa la mia generazione, non fa la sua generazione. Loro di solito avevano i bambini tra i 25 e i 27 anni questo è fantastico infatti lui è divertente quando ricorda le interviste questo non se voleva andare di casa era un tormento come è Michele appunto anche in Sogni d'Oro allora io questo amo io amo alla follia questo mostro questo individuo repellente che Moretti interpreta con grande classe e senso dell'umorismo anche perché Michele è un bambino vedete qua è debole chi è l'uomo che sta alla sua sinistra? E di cosa parla Silvano Tarchico? Silvano Tarchico parla di questa compagnia teatrale con regista abbastanza dittatoriale Rompi rompicoglioni interpretato da Fabio Traversa che è uno del cast morettiano D'inizio della, della, diciamo della carriera di Moretti poi, eh, poi Ciao e tornerà in Palombella Rossa, il mio ruolo stupendo nell'ultimo film su Michela Picella qua eh, vedete Paolo Zaccagnini Paolo Zaccagnini che sarà diventato molti appassionati di musica riconosceranno il grande Zaccagnini diventerà eh, con Fabrizio Zampa una firma molto importante del messaggero giornale dove scrivo anch'io ormai da vent'anni e, e Zaccagnini ehm, che mi ha fatto dei racconti bellissimi quando ero giovane eh, sulle sue, sui suoi anni morettiani Paolo Zaccagnini in questo gruppo è una sorta di è il King Kong spesso ci sono dei paragoni anche con King Kong Moretti mette delle, delle immagini di King Kong è un po' il gorilla del regista è anche violento, esilarante, è un gangster ai soldi dell'artista dittatoriale del teatro off che mh, deve menare quelli che non hanno abbastanza eh, ardore. Moretti fa subito un interessantissimo parallelismo molto acre, molto divertente tra la fede politica e la fede artistica nel teatro off. Il te siamo tutti extra parlamentari. Allora il teatro off è l'extra teatro. Va bene? Moretti va in queste cantine. Moretti va a prendere attori in queste cantine. e Moretti mette in scena al mettendo alla berlina queste cantine eh, all'interno del film. Eh, la troupe teatrale in un momento semplicemente magico va addirittura a fare a fa, va a fare un training perché devono compattarsi quindi vanno in campagna e qui vedete Paolo Zaccagnini che prende Michele per l'orecchio perché Michele magari si ribella vuole scappare c'è una scena magnifica in, in io sono autarchico che riguarda eh, Roberto Pizza Roberto Pizza era l'allenatore di pallanuoto di Nanni Moretti che eh, creerà il personaggio straordinario di, di Silvio Orlando in Palombella Rossa sarà diciamo la base di scrittura del grande personaggio di Silvio Orlando che lancia Silvio Orlando in Cina in Palombella Rossa, e, e, e Pizza in questo film si vede arrivare con una bandiera della, eh, con una bandiera della Roma per andare a, perché sta andando al derby eh, Roma-Lazio e, e, e Michela Picella protesta perché vorrebbe andare alla partita anche lui c'è già tutto diciamo, il primo grande Moretti della, del rifiuto bambinesco dell'impegno civile eh, la contraddizione che c'era già nella sconfitta che lui metterà anche in Palombella Rossa, è un cortometraggio la sconfitta del 73 che lui inserirà in modo molto brillante, molto acuto all'interno di Palombella Rossa in cui questo giovane comunista si chiede "Ma a noi che ce ne frega delle masse?". Subito Moretti gioca a carte scoperte con noi. Eh, subito Moretti è molto onesto e molto divertente, come Woody Allen nella creazione della maschera, perché Michele è una maschera. Uh, narcisismo e comunismo come possono andare insieme l'interesse a per me i miei problemi e, e il popolo e le masse uh, ci siamo trovati poi per voi a un colpo perché queste cose sono uscite completamente da, dal dibattito che riguarda la vostra generazione dal punto di vista politico perché oggi fa ridere anche solo pensare a una cosa del genere, magari domani tornerà, chi lo sa tornerà poterne parlare senza sentirsi ridicolo. Uh, All'epoca invece è un dibattito così serio, così profondo, che Moretti è molto coraggioso a prendere in giro. Uh, ecco perché io mi indigno sempre quando sento mh, queste persone, questi cinefidi che non conoscono niente del cinema di Moretti o Misischia che fa questa cosa agghiacciante di inserire all'interno del, del mostro della cripta come film bianca, come come emblema del cinema d'essere ombelicale inutile, peraltro, un film di genere anche molto più bello. Come il cinema di genere del mostro della cripta di Misischia, perché è un giallo e diciamo, uno dei capolavori delle, delle, delle vette morettiane. Vabbè, in realtà ci vuole un grande coraggio in quel momento per prendere per il culo questo atteggiamento, perché questo atteggiamento era consolidato. Tanto che in Marx può aspettare di Marco Bellocchio. Che ha avuto anche un'uscita cinematografica durante la Candy quest'anno, dove Treppiani è stato massacrato, massacrato senza pietà. in Max può aspettare, Bellocchio racconta di questo suo rapporto con il fratello gemello che si sarebbe suicidato, dove Bellocchio fa esattamente un discorso che si potrebbe trovare no? nei primi film di Nanni Moretti, dove però lui magari lo, lo declina in chiave di commedia, e cioè mh, lui che parla al fratello, Bellocchio gli dice: Guarda. Eh, è, è semplice vivere oggi, dobbiamo andare verso il popolo, dobbiamo andare verso le masse, dobbiamo assolutamente utilizzare il privilegio della nostra posizione borghese. Mi sono anche rotto le palle da aver vinto i premi con i miei primi film ehm, e dice al fratello, io adesso mi dedicherò completamente alle masse e, e al popolo, bisogna solo andare in quella direzione lì. Eh, e il fratello di Bellocchio gli risponde, Marx può aspettare perché io sto male. E, e quindi ci sono prima io ecco tutta questa diciamo eh, il privato e il pubblico un dibattito molto forte dell'epoca i nostri rapporti nel privato i nostri rapporti nel pubblico eh, addirittura Susanna Nicchiarelli raccontando di Miss Marx racconta eh, attraverso la figlia di uno degli uomini che creerà eh, il discorso all'interno del quale eh, si troveranno questi borghesi anche un po' pasciuti e già un po' disillusi negli anni '70, due di questi li vedete qua, già in Miss Marx di Susanna Micchiarelli, è tutto un film, anche quello su: eh, ma noi possiamo essere comunisti, noi possiamo parlare, noi possiamo. Ehm, portare avanti un discorso che riguardi gli altri e poi eh, all'interno delle nostre quattro mura casalinghe comportarci in un modo contraddittorio rispetto alla nostra ideologia. Ehm, beh, insomma, una delle scene ideologia, parola anche oggi che fa ridere, una delle scene più divertenti, delle tante divertentissime di questo film comico, perché io sono un autarchico, un film comico esilarante, vede Michele, questo scemo, eh, leggere, eh, leggere, rileggere leggere, rileggere il capitale di Marx non capirci niente e poi fare una battuta degna di Woody Allen anche quella eh, che non, è, non diventa tormentone perché forse è, è fin troppo sofisticata per diventare tormentone come tante altre di Moretti e dice ma non è che ho sbagliato ideologia questo continuo dubbio sul, sulla propria collocazione all'interno della società nel rapporto con le donne che sta cambiando perché le donne stanno cambiando e le donne vogliono avere un rapporto più paritario con, con gli uomini. Tanto che Silvia e, e Michele, e non, non, lei lo molla, lei lo molla col figlio. Lei è una donna che dice, appunto, non, chi dice che io debba essere madre. Tu sei padre del, del bambino. Tutti i figli di Moretti si chiamano Andrea. Tutto questo è il mio d'archivo eh, E la compagnia teatrale e Michele, e il fatto che Michele cerchi di scappare, Michele cerca di vuole andare a vedere la partita, vuole andare a vedere il derby Roma Lazio. Michele Michele non, Michele non, non è che proprio nessuno di questi vuole partecipare troppo al, allo spettacolo del, del regista. E poi, appunto, la grande altra battuta, no? il dibattito, no in un'epoca in cui. Uh, si dibatteva su qualsiasi cosa uh, peggio delle mie monografie, fino, alla luce del, fino al sorgere della luce l'alba Ostia, questo è c'è bombo, ma ci arriviamo del giorno dopo. Uh, ovviamente Moretti capta, uh, assorbe, partecipa a infiniti dibattiti. Moretti partecipa a infiniti dibattiti politici. Lui con i soviet e con il suo gruppo extraparlamentare. E allora in un momento di liberazione comica eh, crea la famosa battuta no il dibattito no c'è uno spettatore che si è addormentato durante la, la rappresentazione del teatro off eh, del regista interpretato da Fabio Traversa si sveglia Fabio Traversa dice siamo pronti per il dibattito urla a un raptus freudiano appunto no il dibattito no prende scappa e va via e tutto questo è, è considerato eh, in eh, tutto questo è in questo film eh, eccezionale formidabile, magnifico eh, che questo attacca insieme fa 95 minuti con due lire con eh, dieci amici e la cosa eccezionale e la grande fortuna eh, di un genio che si trova nel posto giusto nel momento giusto è che il Film Studio è un cineclub dove tu puoi portare il tuo film poi eh, come dicono i, gli organizzatori del, del Film Studio Annanni Moretti il Film Studio eh, è a Trastevere un quartiere di Roma e, peraltro è molto vicino no? a dove Moretti poi prenderà il cinema al Nuovo Sagre, non è lontano da Largo Ascianghi da Porta Portese e al film studio dicono a Moretti vabbè tu basta che vieni, porti qualche amico insomma i, i costi di di messa in programmazione in cartellone del tuo film ce li fai rientrare in realtà il film ha successo e quindi Moretti becca che cosa non solo fa off il sistema di produzione non ha un produttore Fa il film da solo, fa il film con gli amici, ehm, fa il film eh, come lo faranno. E quindi entra nel mito del primo film autofinanziato come Reiser di David Lynch, come La casa di Sam Raimi, dove c'è anche un giovanissimo Joel Cohen. Come sapete, no, ma lui poi il film lo fa vedere in questo luogo dove eh, vanno tante persone. Eh, non era come oggi. Gli intellettuali avevano un peso in quel momento e se un intellettuale. Eh, come Alberto Moravia andava per caso a vedere una cosa, eh, e beh, eh, o un grande critico teatrale per caso andava a vedere Verdone che si esibiva e poi faceva un pezzo sul giornale, poteva, poteva succedere qualcosa, non era come oggi. E, e quindi questi artisti eh, potevano essere scoperti anche in piccoli luoghi e, e in piccole zone. Moretti, il film. Eh, ha un seguito se ne parla è chiaro che stare a roma aiuta moltissimo perché stai nella, capita nella capitale d'italia a due passi dal sistema cinema ma sei off sei extra cinicità sei extra parlamentare sei al film studio il film incassa e, e il film diventa un piccolo caso perché se ne comincia a scrivere cominciano a occuparsene questi grandi intellettuali questi grandi artisti tra cui moravia e company si com comincia a esserci un dibattito che riguarda questa generazione, già si capisce il peso e la forza di questa generazione. Eh, oggi, e se ne parla molto, i giovani non contano nulla, voi non contate niente, in Italia non avete valore di mercato, non avete valore politico, tanto che quando Letta ha detto di abbassare l'età. È, per il voto non interessa particolarmente perché non ci siete non siete tanti non si sono fatti figli negli <ride> ultimi 25 anni invece loro i boomer è perché appunto erano tanti erano tantissimi stavano arrivando ed erano come ricorda anche Renzo Arbore nel campo della musica era un mercato di consumo quando c'è consumo c'è richiesta anche editoriale c'è voglia anche per esempio per, ehm, eh, per un finanziatore di costruire un programma editoriale per i giovani, quello era il momento perfetto. Erano tantissimi, erano stati fatti, erano cresciuti, erano nati, erano nati una, mare, erano una marea di gente ehm, e tutto questo, tutto, questo ovviamente, tutto questo ovviamente non c'è più da tantissimi anni in Italia. Moretti è molto importante quando eh, si ricorda il nostro paese, si ricorda la storia del nostro paese, è molto importante ricordare questo. Eh, perché, se no, mh, diventa tutto asettico. Diventa tutto vabbè, c'era questo film nel 76. Moretti partecipa di questo momento storico: che è il momento dei boomer. Questi sono i boomer. Ecco perché mi incazzo. Quando sento la parola boomer usata a sproposito, praticamente viene detta pure a me, viene detta pure a Bedeschi. Eh, ed è l'ennesima vittoria dei boomer, perché confondono le acque così loro, perché loro ancora nel mezzo a tutto questo fumo e sta confusione sulla terminologia boomer, su appunto l'anno di nascita preciso di una generazione o di un'altra, si confondono eh, tra, tra di noi. In realtà, appunto, in quegli anni i boomer sono fortissimi già e la forza dei boomer è già dimostrata dal successo di Nanni Moretti, perché vanno nei programmi, perché li intervistano, perché in un certo senso i, i vecchi dell'epoca, che potevano avere anche 15, solo 15-20 anni più di loro, hanno anche una sorta di senso di colpa politico, anche i compagni delle... vedono questi ragazzini riottosi, Moretti intuisce perfettamente questo momento e decide di essere il più riottoso di tutti. Il più Paolino Paperino, come diceva Silvana Costi della sinistra italiana è un ruolo di marketing geniale che Moretti incarna perfettamente. E arriviamo già qui allo scontro televisivo con Mario Monicelli, dove Moretti è, infatti, eccolo qua. Vedi, vedi, bad, vedi, bad, esatto, proprio quello di cui si parla appunto. L'espressione boomer usata a cazzo di cane, che è un vostro problema, è un vostro problema generazionale che non fa altro che eh, favorire ancora. Uh, i maledetti boomer, i veri boomer che voi ovviamente confondete perché? Perché siete scemi ehm, scontro tra l'altro che si trova su YouTube, esatto e, e che è molto divertente rivedere oggi, perché Moretti è già un genio del marketing, ma torniamo invece però a fargli complimenti per il cinema perché io sono d'archivo, ripeto è un, film, è un film bellissimo e lui va di qua e va di là e, e c'è Giorgio Viterbo che si chiama Giorgio, c'è Fabio Traversa che si chiama Fabio e, e c'è Paolo Zaccagnini che si chiama Paolo e <ride> ecco questo è bad in Italia se hai fra i 40 e i 50 per i veri boomer sei un giovane che non capisce niente per i finti giovani under 30 sei un boomer che non capisce niente, esatto esatto. il grande problema che vedeschi genialmente, il grande paradosso filosofico che vedeschi genialmente riporta è che porta come sempre alla vittoria dei boomer um... Anche sul replay lo scontro, uh, e il vomito verde è diciamo questa parte che è molto pericolosa di Moretti, che è molto rischiosa e che molto spesso si dimentica. Moretti attacca alcuni esponenti del cinema italiano. In questo caso, il vomito verde riguarda Lina Vermuller, che attaccherà ancora poi negli anni successivi, che lei racconterà anche di un incontro molto sgradevole con Moretti e quindi eh, Lina Vermiolo ha avuto un grande successo con Pasqualino Sette Bellezze in quel momento e Moretti è così folle che Mio sono Notarchi commette un dissing voi oggi usate questa parola vi piace tanto il dissing ma non sono i dissing ridicoli di oggi è un dissing pesantissimo in cui c'è un, un, un regista extra cinecittà extra parlamentare che insulta in un film un film che ha avuto un grandissimo successo di una regista che è stata assistente alla regia di Federico Fellini cioè, dico solo questo. Quindi Moretti in quel caso eh, fa un qualcosa di, di folle, di violento, di estremamente... Che è la bellezza di Michele Apicella. Michele è, è questo, Michele è un mostro. Michele è mh, vomita invidia, vomita bile, eh, non, non ha mh, alcuna remora nei, nei confronti appunto peraltro di una... Di una donna regista, pensate no? Quanto può essere attuale anche il discorso e vomita, vomita odio parlando appunto con, uh, con un suo amico che gli chiede: Ma non è che sei invidioso? E lui fa: Io invidioso di Leonard Muller? No. E Moretti si fa vedere che gli cola la bile verde dalla bocca: adesso ditemi voi se questa non è una, una grande, diciamo, rappresentazione di autironia e di humor. I suoni come va, come non va. Amorazzi, giovani, loro, le loro lotte politiche, il teatrino off, eh, i rapporti sessuali sentimentali, eh, questi genitori eh, che vengono contestati a priori, non si sa bene nemmeno perché, questa generazione che è già eh, si capisce che eh, a Naspa è già in grossa crisi, Moretti ha la capacità di raccontarla come nessuno aveva fatto fino a quel momento, tranne forse i fratelli Garriba, Mario. Garriba, che infatti andrà a lavorare con Anni Moretti, sarà anche attore in due film di Anni Moretti, eh, specificamente d'oro e Bianca. I Garriba eh, sono dei cineasti, eh, c'è un film di Mario Garriba ambientato ad Orvieto nei primi anni 70 che viene un po' anche dai Pugni in Tasca di Bellocchio, che è il primo regista che mette in scena il giovane violento, il giovane in opposizione ai, alle, ai valori tradizionali familiari. E, e ovviamente anche Moretti prende Bellocchio come, come suo punto di riferimento. Poi diventeranno degli arci nemici, ovviamente nel corso del tempo, come la buona mitologia eh, insegna. Ebbene, sicuramente il cinema di Mario Garriba, che Moretti ha la grande fortuna che non se lo fila nessuno, non è entrato nella storia, non è stato ricordato. Ma Mario Garriba, nei primi anni '70, fa un film ambientato ad Orvieto in cui appunto. Uh, C'è già uh, una, uh, un, un racconto di vita uh, extraparlamentare di un giovane estremamente sarcastico. Il film si intitola In punto di morte e uh, il protagonista è Fabio Garriba, che sarà um, pro protagonista di, di uno dei film di Bellocchio che amo di più, che è Sbatte il mostro in prima pagina, anche quello come Bianca. Un film di genere bianca e un giallo sbatti il mostro in prima pagina. È un poliziesco ed è uno dei film di Bellocchio che io amo di più. Ehm, ehm, io sono convinto che il set iniziale di Eccebombo Bombo con il regista fighetto e l'attore scopatore sia una parodia di otto e mezzo. No, vabbè, mo ne esageriamo, mo ne esageriamo. non esageriamo. esageriamo. Non vedo dei grossi punti di riferimento tra, tra queste otto e mezzo. Però John ci sta aiutando per creare un ponte e lo ringraziamo perché il nonno se no si perde nei suoi deliri e già sono le 17.10 ma è chiaro che sforeremo e tanto poi si, nonno si sciacquerà al volo eh, la faccia e le parti intime per andare a vedere 007 stasera ma arriveremo sicuramente in serata con Nanni Moretti. Eh, la attacca anche in caro diario. E eh, vabbè, appunto, la Vermuller. Con la Vermuller, peggio che Nino Manfredi, peggio che Alberto Sordi. cioè Nasce una faida. Eh, lei, appunto, lo, lo, lo chiamerà abominevole Lanni Moretti in un libro addirittura lo, lo ricorderà. Questo è molto divertente. E questo fa parte, diciamo, della, ehm, della, della peculiarità di questo cineasta. Che, come nessun altro cineasta italiano nel Novecento, ve lo assicuro, attacca agli altri cineasti, nei film cioè lo fa boom 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 cioè, arriva proprio e comincia a insultare roba che eh, tra i Parker e Matt Stone ci andavano più leggeri in South Park cioè una cosa che per l'Italia per, per come eravamo noi non, non era particolarmente usuale insultare un collega attaccarlo all'interno di un film in un modo così forte da parte di un ragazzino eh, e questo diciamo è il fascino enorme del, del cinema di Moretti, che però ovviamente eh, non, non, non convince solo perché eh, c'è un ragazzo violento verbalmente che dice eh, questo è brutto, questo, non è, questo è brutto, questo fa schifo, eh, Pasquale la sua bellezza fa schifo, ma perché appunto c'è questa capacità che io spero che arriverà anche da voi prima o poi di raccontare la vostra generazione con, una, con uno humor, con un'intelligenza, con una cattiveria e con una intensità e intelligenza. Che io raramente ho visto, raramente ho visto uh, uh, ne, ne, anche ne, per quanto riguarda la mia di generazione, la mia generazione viene raccontata uh, abbastanza bene in Santa Maradona, che infatti è un film un po' primo mo, proto morettiano e, e poi è declinata molto bene la mia generazione in chiave sociologica, ma e, linguisticamente dentro il cinema di genere, ovviamente smetto quando voglio. È l'unica, diciamo, è l'unico racconto che ha. Eh, assolto questo compito anche sociologico di dire ma chi sono questi qua di dare delle caratteristiche peculiari a questi qua eh, nel caso di Moretti eh, questo sarà appunto un attacco molto forte che arriverà in un film di Massimiliano Bruno eh, Massimiliano poi quando è venuto a fare la videointervista a casa mia lo ha ricordato ne parlò anche con lui ma questo è quando Moretti diventa Nino Manfredi amici questa è, è una parabola, quella di Moretti, molto interessante, perché noi siamo i figli, poi diventiamo i padri e poi diventiamo i nonni, come nel caso mio, e, e diciamo noi siamo i contestatori, e poi grazie al cielo eh, diventiamo anche i contestati. Eh, questo diciamo fa parte delle fasi dell'uomo, fa parte delle fasi della nostra vita. E Moretti si beccherà ovviamente più o meno con, um, in, con leggerezza, più o meno seriamente. Si prenderà anche eh, de degli attacchi cinematografici come lui faceva. E questi cominciano nel 2009 con ex di Fausto Brizzi, peraltro da parte di un suo ex sodale che è Vincenzo Salemme. Nel 2011 con Nessuno Mi Può Giudicare, che cita Davide Bill con appunto Te lo meriti i Moretti da parte di Rocco Papaleo, eh, che è un uomo di destra. In quel film, e che quindi appunto usa Nanni Moretti come emblema della sinistra eh, radical chic eh, più eh, finta e stucchevole, e quindi della di Nanni Moretti, fino ad arrivare a, a Misischia che fa questa cosa allucinante. Uh, e a mio parere piuttosto, piuttosto mh, scadente dal punto di vista cinematografico, anche di humor, di usare Bianca come emblema del cinema d'autore noioso. All'interno del mostro della cripta, che è un film di genere molto meno bello di Bianca di Nanni Moretti. Uh, ciao, ti saluto. Mua, basta che sei abbonato e questa mh, orrida monografia te la puoi vedere in qualsiasi momento della tua vita. Eh, anche tra 15 anni, quando probabilmente io sarò morto. E quindi Fenix basta che te la appunti, basta che te la segni e soprattutto basta che paghi. Eh, allora, eh, c'è una scena iniziale. Eh, c'è una scena inizio di Sorelle Mai di Bellocchio. In cui hai l'impressione che bravo, bravissimo. Ah mamma, tu sei Twitch Tom 90. Te sei questo sempre che, fa ste... che dice queste cose eh, assolutamente geniali e ehm, qui per l'impressione che mi Bellocchio si si inghiottasse in una scena con un bambino il tono recitativo di Moretti in una scena analoga con il figlio e no, sono suo autarchico peraltro qua c'è Bed mi fa piacere a parte mi fa compagnia vedere Andrea che lavora ma io lo sto tormentando perché ogni tanto lo vedo che lo cito ehm, peraltro appunto in una delle mie prime twitchate ehm, io ovviamente che apicellianamente parlando ho un rapporto molto co conflittuale con la contemporaneità eh, ho citato proprio un'espressione che usa Moretti parlando con il figlio sono notarchico che non si può usare su Twitch che se la dici su Twitch eh, allora poi io ho le telefonate che mi mandano le lettere capito non le puoi fare tutte le parole che non si possono dire su Twitch però adesso non ci casco più perché ovviamente sono terrorizzato dalla contemporaneità no, e, 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 non, e non lo dirò però ehm, in sono notarchico ci sono le scene molto divertenti di Michele con il figlio Andrea e Michele eh, che è più bambino del bambino caratteristica del Moretti del, del primo periodo a un certo punto dice guarda che io chiamo il io chiamo il non lo posso più dire perché l'ho detto per citare una volta l'ho detto in una twitchata per citare il sono notarchico e ovviamente avete cominciato a scrivere eh mo hai finito eh mo è finita mo te banno, non avete chiuso il canale così queste cose quindi basta però è presente appunto una parola scorretta facciamo storia è presente una parola scorretta che non si può usare oggi All'interno di Io sono autarchico, dove Moretti addirittura si masturba. Ebbene sì, c'è una scena in cui Nanni Moretti si masturba, non inquadra il corpo intero, ma c'è un momento in cui Michele è in piena autarchia, anche onanistica. Eh, esatto, un momento magico. Ricordate le prime twitchate, che bei tempi. È già finito tutto, siamo nell'epoca già del crepuscolare. Eh, buon proseguimento a te, Fenix. Ciao, eh, Io sono autarchico. Eh, e torniamo sempre al maestro De Bernardinis che ci illuminerà di immenso alla fine di questa twitchata, quando mai questa twitchata finirà. Eh, grazie al castello di De Bernardinis che è molto psicanalitico, che è molto medico, eh, ma eh, ci dice anche cose bellissime a livello di incassi, cose e eh, compagnia bella. Eh, il film viene gonfiato a 16 mm. È girato, ovviamente, in Super 8. Eh, a, a ottobre il film è del 76, viene fatto vedere film, al film studio. Nel 76, nel 77 c'è il confronto con Arbasino e Monicelli, che molti di voi hanno visto in questi ultimi anni. Dove Moretti dice un sacco di cose assurde, eh, però c'ha ragione lui. In quel momento, e Monicelli è abbastanza sulla difensiva, è fantastico. Fa capire tutto quello che di drammatico avrebbe creato la generazione dei boomer in Italia quando sarebbero entrati nella stanza dei bottoni e avrebbero distrutto definitivamente il paese. Là, vediamo appunto Moretti che se la sente calda e capisce il momento cavalca l'onda Monicelli fa il gran signore poi è compagno ma questo dovete capire il momento politico che si viveva c'è cioè il compagno violento giovane e il compagno ricco si sente in crisi Moretti gli dà del colonialista e gli dice tu sei in poche parole tu sei il potere tu sei il sistema io arrivo e ti distruggo ti distruggerò non male eh questo ragazzo a 24 anni un genietto del marketing aveva chiaramente capito appunto cosa doveva dire come doveva dirla e, e Monicelli eh, è grande Monicelli, eh? alla fine, poi, ovviamente, se voi la vedete oggi, ha ragione sempre Monicelli. Cioè, tutte le cose che dice Monicelli ovviamente so, si sono avverate, e anche soprattutto questa idea di Moretti folle di, di, di creare un cinema per tutta la vita con, con i suoi amici. E eh, Monicelli dice: Guarda, tu lavorerai con gli attori professionisti. Perché tu hai bisogno di sordi, tu hai bisogno di Tognazzi, tu hai bisogno di Gassman io no. E eh, vabbè, poi stacco e si vede che lavora con uh, Michel Piccoli o con John Turturro, eh, ma questo è, eh, c'è il passaggio sulla Rai, e mh, anche del film. Il film passa anche sulla Rai. Questo per farvi capire anche che cos'era la televisione all'epoca nel nostro paese. Quindi, questo piccolo film che è, è, è passato nei Cineclub, poi passa in televisione. Questo, questo regista va a litigare con, con, un, con, il, con il grande regista della Grande Guerra, dei soliti ignoti eh, va a litigare appunto con lui ehm, in televisione, tutto molto interessante, moderati da un grande scrittore, un grande intellettuale, intellettuale italiano come Alberto Arbasino. Questo per farvi capire che cos'era anche la, la TV e quanto era importante la TV. Poi, peraltro, la RAI entrerà nella vita di Moretti anche in chiave produttiva con Valmarana padre e Valmarana figlia. Eh, e quindi anche da questo punto di vista è molto importante la storia di Moretti, la filmografia di Moretti all'interno della storia del, del prodotto audiovisivo nel nostro paese, sia in chiave produttiva, sia in chiave di fruizione. Come va, come non va, il film, avete capito, è andato molto bene: non è vera, è una stronzata che la cocaina te fotte il cervello. Questo è l'uomo in più. L'uomo in più, peraltro, è un'espressione che viene usata molto in Palombella Rossa. Mi è venuto un colpo ristudiando Moretti in questi giorni, preparandomi per la monografia, perché c'è il primo film di Paolo Sorrentino all'interno di, di un bellissimo dialogo di Palombella Rossa. C'è il titolo del primo film di Paolo Sorrentino. E prima che Sorrentino apparisse come attore eh, all'inizio del Caimano, dopo, dopo Paolo Virzì, come va, come non va? È una stronzata che la Locagonia di fotte al è una scionzata che, che Moretti ci mette sempre sei anni tra un, tra un film e l'altro, non è vero? Da, um, negli anni 80 anche, negli anni 80 anche farà un passaggio tra due suoi film eh, folgoranti, come Bianca e la messa è finita. To, 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 nel giro di un anno, qua nel 78, l'8 marzo, già è pronto e c'è bombo. E c'è bombo, è un film commerciale. nell'ottica commerciale di sfruttare un successo che però hanno visto in pochi. Hanno visto in pochi, no? Io sono otarchico, non l'hanno visto in tantissimi. Allora lui, che fa? Lui dice: Ok, io eh, recupero la stessa formula. E per, per un pubblico più ampio eh, esce dal Super 8, non lo fa più in Super 8, ha un produttore addirittura, addirittura incontra eh, un gruppo di attori eh, che, mossi da eh, ideali nobili, decidono di eh, produrre eh, nuovi autori. Attori che producono nuovi autori. E tra questi c'è un ragazzino, c'è un giovanissimo Michele Placido e quando avremo Michele Placido in Twitchata che l'abbiamo sperato due o tre volte ma lo avremo presto gli, sicuramente gli, gli chiederemo di raccontarci di questi, primi anni, di questi primi anni di questa grande possibilità che lui e Flores diedero a, a, a Nanni Moretti con Ecce Bombo perché arrivano loro come produttori un po' come nel mito dei Monty Python ci sono i Pink Floyd come produttori di Monty Python and the Holy Grail, che è una cosa che ogni volta a noi ci emoziona, a noi appassionati di Monty Python, immaginare i Pink Floyd che mettono i soldi o, o ancora più bello per Brian Di Nazareth, immaginare che George Harrison dei Beatles fondi proprio una casa di produzione, la Handmade, pur di dare il film ai Monty Python, che hanno perso la produzione della EMI per l'argomento scabroso del film. E George Harrison arriva e fonda una casa di produzione proprio per i Monty Python. Nel caso di H.C. Bombo, eh, arriviamo. A, a, un, a 180 milioni di lire, no? Vi ricordatevi? Allora, intanto dobbiamo fare un po' un'acrobazia mentale per passare alle lire. però ricordiamoci che io sono eh, il budget è stato 3 milioni e 300 mila lire, va bene? Era il 75, ragazzi, e lo so che fa impressione, però 3 milioni e 300 mila lire. Nel caso di Ecce il budget è 180 milioni di lire e sono passati solamente due anni. Fate voi la, la differenza, abbiamo, eh, abbiamo 177 milioni di vecchie lire come differenza tra l'ingaggio di Moretti, peraltro Moretti prende tantissimi soldi, e ne, poverino nel, nell'ottica produttiva perché è soggettista, sceneggiatore, eh, attore e regista, e voi sapete che nel cinema eh, questo va contrattualmente vale di più rispetto a essere solamente il regista, no? e Non essere anche attore, soggettista, sceneggiatore. Ecco perché in Italia tutti vogliono fare l'autore, perché c'hai anche diciamo, più soldi a livello contrattuale con, quando eh, ti accordi con il produttore. E, questo è un altro momento prosaico di quelli che piacciono a me, tedeschi. A un certo punto C'è Bombo, ehm, è una sorta di recupero della formula magica. No? Vedete quanto è intelligente questo cineasta! Il recupero della formula magica del gruppo di giovani. Il film sui giovani, che cosa sono i giovani, dove vanno questi giovani, che cosa fanno questi giovani, sempre con un grande senso dell'umorismo, sempre con una eh, disperazione mh, esilarante. Ecco, mi piace questa espressione: quest i film di Moretti di questo periodo sono dei film di esilarante disperazione, fanno morire dalle risate. Se avete uno humor nero, se amate questo tipo di senso dell'umorismo, c'è una amarezza devastante. E ancora una volta vediamo questo cotè borghese di Roma Nord, eh, Radical Chic è esagerato, è una borghesia eh, benestante, sono dei ragazzi che ancora molto spesso vivono con i genitori, eh, si trovano in questo momento della vita eh, prima del lavoro, eh, prima del matrimonio eh, e eh, in questo caso ancora c'è Michele. Ecco perché la maschera. Michela Picella torna. Michela Picella chi è in questo caso? Anche forse non sono autarchico voleva fare il regista, però non era chiaro. Era uno scemo più che altro. Michele faceva il teatrino off così, però aveva delle idee sull'inea per Muller. No, ricordiamoci gli insulti. In questo caso, Michele gioca a carte più scoperte. È sicuramente uno che vorrebbe fare cinema. Eh, odia tutti quelli che fanno cinema. Uno di voi. Ehm... Appunto diceva ma sembra l'inizio di Occebombo otto e mezzo? Non proprio, sembra un film eh, è un film molto meno onirico di otto e mezzo, perché poi, appunto, c'è questo signore eh, dolcemente travestito. Vi ricordate? Che entra in una roulotte? E c'è un altro signore che entra nella roulotte, e poi si vede la roulotte che si muove perché i due stanno facendo l'amore. Quindi, proprio non è. Diciamo, otto e mezzo non c'entra niente con, con questa roba qua, a partire dal colore e dalle scenografie. Eh, e quindi è un film. Infatti, Michele arriva ed è sarcastico. Michele è questo ragazzino che bazzica il set e dice: Ma come si chiama questo film? Il capezzolo d'oriente, cioè già prende in giro il, questi cinematografari Beceri e gli dicono no, no, i metalmeccanici hanno i fucili scarichi, che è un titolo stupendo, Moretti inventa i titoli molto spesso dei suoi film, i metalmeccanici hanno i fucili scarichi, è stupendo per noi che amiamo il cinema, perché è un gioco di parole su, anche su una possibile contestazione politica, su una tensione politica che viveva il paese in quel momento, legata a una categoria che oggi... Uh, è sempre meno presente nel nostro paese quella dei metalmeccanici, il contratto dei metalmeccanici uh, che invece è una categoria da industria pesante è una categoria da industria del novecento, da novecento e in quel caso uh, Michele detesta che cosa? Uh, da comunista snob extraparlamentare Michele Bicella detesta questo cinema italiano che a suo parere è ruffiano, che usa anche la politica che cerca di ammiccare ai rivoluzionari, che cerca di ammiccare ai contestatori, eh, con questi film, con questi film ehm, diciamo che in realtà sono molto borghesi, sono molto reazionari, ma vorrebbero ammiccare appunto a eh, pulsioni di sovversione. A Michele tutto ciò gli fa schifo e, e lo vediamo ancora girarsi no? come una specie di bestiolina. Fastidiosa il famoso Paolino Paperino della sinistra italiana secondo Silvana Agosti, Moretti è formidabile nell'interpretare questo ragazzo sgradevole, questo ragazzo mh, eh, così sgradevole. Io amo molto il Cebombo perché ha una struttura paratattica esattamente come sono autarchico, a scene eh, che rappresenta molto bene questo questa vita in acquario, questo essere sempre eh, fermi, sempre uguali, questo stare a Roma. Questo incontrarsi al bar, questo dire andiamo a trovare Alfredo, ma Alfredo è morto. Ma come è morto Alfredo? Eh, ma è morto l'anno scorso. Quindi questi amici, anche che non sanno nemmeno che un amico è morto, questa totale indifferenza l'uno nei confronti degli altri, questa, questo odio che si percepisce già e questo individualismo che sta per esplodere, gli anni Ottanta sono dietro l'angolo, ragazzi, moretti già da genio già sta capendo che arriverà il riflusso, arriverà l'individualismo totale degli anni 80 tra pochissimi anni perché siamo comunque nel 78, lui già ha la percezione netta e guardate, eh, rimarco sempre questo perché è giusto rimarcarlo, all'epoca tutto ciò era molto molto coraggioso da fare perché non si poteva troppo all'epoca già dire che era tutta una merda. Era tutto finito, che tutto questo impegno politico era una posa, che tutto questo quest impegno politico rispetto alle esigenze personali eh, sarebbe stato accantonato, sarebbe stato anche tradito. E all'epoca era molto pericoloso farlo, eh, tanto, che, tanto che Moretti ha un successo incredibile perché è l'unico che lo fa. Abbiamo detto che Mario Carriba era arrivato con il punto di morte anche prima di lui, nel 71, ma... Sembro Guzzanti quando dice, eh, eh, ma a Medeo Nazzari non lo possiamo candidare perché è morto. Ma in punto di morte, appunto del 71, non solo filò a nessuno, anche se vinse il Festival di Locarno. Pensate, ex equo. Ma comunque fu un film che circolò pochissimo e non diede a Garriba la possibilità di diventare Moretti. Pensate la storia come sarebbe stata diversa: avremmo avuto Garriba al posto di Nanni Moretti, ehm, mentre invece i fratelli Garriba sarebbero stati sempre più marginali con Fabio stupendo con quei lineamenti così poi eleganti e belli dentro sbatti il mostro in prima pagina nel ruolo del giornalista per bene no? co-protagonista della famosa scena con Gian Maria Volontè che fa Indro Montanelli e gli spiega in un giornale di centrodestra come deve essere scritto un articolo rispetto alla realtà scena epocale che consiglio di vedere a tutti per, proprio a livello didattico e istruttivo Um, Davide, pensando ad Decebombo in chiave contemporanea, l'unica vera critica sociale con quell'ironia che solo lui ha la rivedo nei video dei Pilz. I Pilz, bravissimo Davide, i Pilz sono stati spesso uh, paragonati a Nanni Moretti. In un certo senso, il mio amatissimo Luca Vecchi, anche da un punto di vista, se ci pensi, no? grafico, ha, ha, un, ha un punto di contatto no? con, con quel tipo di essere barbuto. Occhialuto, eh, infatti Luca ha una faccia che sembra uscita dagli anni 70, da quei salotti fumosi dove si stava a parlare tra soviet e potere operaio, ma tu sei dei soviet? No, So dei prima linea, ma tu sei dei potere operaio? No, so del gruppo maoisti-leninisti dove c'è sta Michele Santoro, cioè tu, tutti questi gruppuscoli, sembra Brandi Di Nazareth, no? Eh, ma scusa, ma il fronte popolare di Giudea? Ma io non mi ricordo, ma eccolo lì è seduto lì. e siedo questo signore da solo, Parolaio, e loro lo insultano. Allora ognuno praticamente era erano una marea. E, e questo era lo humor. E, e Luca Vecchi ce lo immaginiamo là in mezzo. Se ci pensi, no? Eh, poi è alto, è anche più alto di Moretti. Loro ci hanno provato pure a fare un remake di Acce Bombo. Sempre meglio che lavorare del 2016 e non hanno ottenuto il risultato sperato. Ehm. Mm, Qua apriamo tutto un capitolo per me anche molto doloroso su una generazione che è andata dietro a un'altra generazione a livello di incasso. Per me è un discorso molto importante questo, e laddove invece eh, voi siete stati pessimi. Mi spiace, non avete seguito gli eroi della vostra generazione, non avete, non avete capito il, la voglia loro di passare al cinema. Infatti, i Pilz c'erano tutti che gli scrivevano e gli facevano: Bella zia, abbiamo scaricato il film, che figata! Con i Pilz che magari. Volevano fare magari un secondo film, il terzo film, il quarto film, ma ciao. Eh, invece, invece, sicuramente la generazione di Moretti in questi boomer sono molto compatti. Ehm, a, a differenza della mia generazione, a differenza della vostra generazione, eh, i boomer sono compattissimi. Infatti, Moretti ha avuto il pubblico, Verdone ha avuto il pubblico, Benigni ha avuto il pubblico, tutti loro hanno avuto il loro pubblico. E che è andato verso di loro, hanno fatto squadra, hanno fatto gruppo, quello che non è successo ai Pilz perché quando è uscito il film, mica i fan dei Pilz mica hanno avuto l'intelligenza troppo difficile da capire che dovevano andare al cinema a pagare il biglietto per permettere ai Pilz di avere una carriera. No, questo è un discorso un po' troppo complicato da fare oggi perché, se no, poi scoppia la testa la generazione Z e non capiscono le, diciamo, le, le necessità contrattuali. Dei, diciamo di artisti all'interno del, del loro gruppo, gli sembra una cosa strana invece all'epoca Moretti viene appoggiato dalla sua, dal suo popolo e in più come vi dicevo ha anche l'interesse dei vecchi, i vecchi con senso di colpa, i vecchi compagni che dicono vabbè guardiamo questi giorni anche molto divertiti no? Da questo ragazzino estremamente spiritoso eh, non direi che, che diciamo sempre meglio che lavorare che è un film che a me piace ha proprio la struttura perfetta di ecce bombo anche perché ecce bombo eh, e qua arriviamo a una delle frasi più divertenti di moretti extra cinema ecce bombo è, 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 è un dramma comico è, ed è un film estremamente triste dove non ha nemmeno il bisogno se uscisse oggi non lo, non lo vedrebbe nessuno quella era un'epoca in cui c'era il piacere anche di eh, affrontare l'amarezza Oggi, se uscisse un film del genere al cinema, non lo andrebbe a vedere nessuno, secondo me. E se lo andassero a vedere, uscirebbero dire, dicendo boring, deprimente. In realtà, all'epoca c'era questa, questa voglia di misurarsi anche con le proprie sconfitte, con un senso di angoscia ed era commerciale tutto ciò. E tutto questo è dentro il c'è bombo, soprattutto il grandissimo finale. Con um, Lina Sastri che interpreta Olga, questa loro amica amica di Mirko, interpretato da Fabio Traversa, che non è più il regista dittatoriale di teatro, ma è uno sfigato. È il triste squallido. Michele è, è triste, è tristissimo, ma è teatrale, come gli dirà in uno dei famosi confronti tra appunto da Mirko e Michele. Michele, eh, Michele è che cos'è? Michele è ancora riottoso, Michele è ancora invidioso, Michele è ancora lamentoso, Michele è ancora violento, ma verbalmente lo cacciano da un bar perché... E qua arriviamo all'attacco ad Alberto Sordi. L'attacco ad Alberto Sordi, che ha avuto la fortuna di vedere la monografia, non per me, ma per, eh, per l'intervento di Giancarlo Governi, la, filmografia, la monografia che abbiamo fatto tempo fa su Vittorio De Sica. L'attacco ad Alberto Sordi è quanto di più triviale e lynch possibile, oltre lynch, oltre lynch che, che Rosica per Mulan Drive perché Moretti eh, ha perso un festival a Ischia, perché io sono tattico ed è andato via in lacrime. E, e perse, questo, perse questo premio eh, contro il, il fratello Giuliano Ferrara, cioè, oggi fa ridere pensare a questo, no? perse contro Giorgio Ferrara, <ride> contro un film di Giorgio Ferrara. E Moretti andò via in lacrime. È una storia che, se la senti oggi, ti, viene, ti, viene, ti, ti emozioni a immaginare questo ragazzino magro, smunto. Moretti che va via, che imprega e piange, e uscì, uscì piangendo. E poi lui venne a capire e pensò che era stato Alberto Sordi a votare contro. Quindi l'attacco ad Alberto Sordi in Ecce Bombo è quanto di più triviale e basso. Mi, mi permetto questo, non si offendano i Morettiani, o tanto, tanto meno lui, qualora, perché. Insomma, è veramente l'emblema del rosicamento costante di Michele Apicella, che noi amiamo, eh? che noi apicelliani adoriamo e che non abbiamo più trovato nel cinema vincente di Moretti degli anni dopo. Noi vogliamo questa, questo, questo, eh, questa, questo fascino della, della sconfitta e questo fascino del rosicamento. E quindi l'attacco ad Alberto Sordi è figlio della sconfitta a Ischia al premio Angelo Rizzoli, che però, volete sapere, la cosa assurda è che lui vince, vince con eccebombo, quindi aveva perso con io sono autarchico e vince con Bombo E Bombo va anche in concorso a Cannes. Si crea questa, questo è molto importante per voi che volete fare il cinema. Eh, I festival, ne parliamo in continuazione. Il rapporto con i festival, il festival come piattaforma, il festival come luogo di possibile nascita ed esplosione di un regista. Abbiamo, diciamo, siamo siamo, siamo reduci da pochissimo dall'esperienza eh, a diciamo. Eh, consuntivamente negativa dei fratelli Fabio e Damiano Innocenzo a Venezia o anche di Gabriele Mainetti che non hanno vinto niente con Freaks Out e con America Latina ma invece appunto come ricordato da voi all'inizio della twitchata Lynch quella frase a Moretti gliela dice a Cannes quando ha saputo che Moretti ha vinto la Palma d'Oro con la stanza del figlio e, e quindi i festival sono molto importanti, va bene? I festival sono molto importanti, non in una chiave oggettiva, che è un termine ridicolo in, in termini di analisi artistica e che non finiremo mai di prendere per il culo, soprattutto per i demagoghi di YouTube eh, che continuano a usarlo per eh, parlare di cinema in chiave oggettiva. Non c'è nulla di oggettivo a partire dai festival, che sono dei luoghi parziali dove accadono anche delle ingiustizie clamorose che la storia solo negli anni poi giudicherà. Eh, Moretti si prende la rivincita, ha rosicato così tanto, poverino. per Io sono autarchico, che se la prende con Alberto Sordi. Voi direte, ma se l'è presa perché ha visto i film di Sordi e fa un'analisi politica del qualunquismo di Sordi, Democrazia Cristiana, Rossi e Neri sono tutti uguali. Perché lui, se, lui cita Alberto Sordi sentendo un signore in un bar che dice Rossi e Neri sono tutti uguali. E Michele si arrabbia e dice: Ma che siamo in un film di Alberto Sordi? E lo cacciano anche lì. Poi Michele non mena nemmeno, è alto, alto, magrolino. Lo cacciano via dal bar e lui gli dice: Te lo meriti, Alberto Sordi? E va sempre via. È il Paolino Paperino. <ride> Aveva ragione Silvana Costi: è un'ottima definizione. È come un Donald Duck: va via sempre lamentandosi, sempre protestando. Questo è C'è Bombo, con una caratteristica però di fondo drammatica che lo rende eccezionale. Secondo me, questi amici si odiano, questi amici si detestano. È già la generazione dei boomer che distruggerà il paese, è già in nuce. Questa loro, uh, questo loro narcisismo, non in Nanni Moretti, infatti io non, non sopporto quando si parla del narcisismo di Moretti. A caso mai in questi film lui è molto bravo a far vedere il narcisismo di un'intera generazione che poi appunto potrà essere utile per, diciamo, quelli che riescano a ricostruire le cose, per capire quello che è successo nel nostro paese quando questi sono entrati nelle stanze dei bottoni. Nelle direzioni dei giornali, nelle direzioni delle televisioni, nelle direzioni dei partiti. E, e che è accaduto negli anni 90-2000, non a caso, fate 2 più 2, è il momento in cui l'Italia si affossa. No? Parliamo di questa crisi culturale, economica del paese, da quando, da quando questi sono arrivati completamente al potere. Moretti, già facendoli vedere bambini e raccontando di queste loro lotte, di queste loro invidie, Michele cerca di rubare. Eh, Flaminia a Cesare c'è Corteggia Flaminia che è la moglie di Cesare e esatto esatto questo è un rantolo di Moretti che io scignotto come tante cose di Michela Picella che per me è un grande punto di riferimento quando vi sento a voi raga sento tutte queste espressioni che vengono da Berni e da tutto questo diciamo eh, allora faccio il Michela Picella io no e questo è il famoso Uh, rantolo del romano che non vuole che si parli milanese e quindi cacare non cagare, fica, non figa, eh, pannella, non il pannella. E quindi e uno dei famosi rantoli di Michele tra i più divertenti quando Flaminia usa l'espressione sta d'un male e Michele dice: No, sta d'un male lo dicono a Milano, siamo a Roma, non a Milano. Perché Michele? Perché Michele è anche un campanilista è ovvio, ma ve lo immaginate? Voi prima avete, avete citato i Pils. I Pils nel film vanno anche a Milano, no? Perché fa parte della vita dei Pils, di Luigi, Matteo e Luca, questo, questo rapporto con Milano, no? Lo sapete, fin dai tempi dei loro primi video. video. Eh, eh, Moretti è campanilista. Moretti, a Michele, non esce dal raccordo anulare, ma nemmeno dal raccordo, non esce da Roma Nord. E qua ci stiamo già avvicinando a Caro Diario, no? Quando lui farà delle analisi urbanistiche di Roma molto interessanti e anche lì non, eh, non eh, esimendosi dall'esprimere ovviamente dei giudizi. Tranchan eh, Michele vuole una sessualità espansa e sudaticcia, ma questo è, grazie Rambo, è appunto eh, nel prossimo film che arriverà dopo che è In Sogni d'oro. E, e questo è caro diario che arriverà dopo però mi piace che state cominciando a creare questo intreccio molto forte tra tutti i film di Moretti che sono anche la sua vita perché questo artista eh, è interessante da studiare per, perché eh, con il suo corpo e con l'invecchiamento del suo corpo e con eh, il cambiamento del suo corpo davanti alla macchina da presa eh, tre piani è sconvolgente perché c'è uno screen time come minuscolo Uh, nemmeno nel Caimano c'è così, così poco Moretti e il Caimano è, insieme ad Abemus Babam è uno dei film con meno Moretti di tutta la filmografia qua in tre piani c'è poco e non recita non porge le battute, questo è interessantissimo ascolterete le cose che dirà Flavio De Bernardinis alla fine molto interessanti Flavio De Bernardinis l'autore del Castolo Cinema le monografie importanti di cinema di quando io ero giovane cioè del 1710, e, e vedete il video bellissimo che ci ha mandato Flavio eh, per chiudere, diciamo, eh, quando ce la faremo a chiudere appunto questa benedetta, maledetta eh, filmografia. Ieri sala piena, Moretti, da media 68, io unico ventenne, insieme a una nuova conoscenza mi sono imbumerito <ride> Ok, erano loro che volevamo, erano loro, erano i boomer, sono impaccati di soldi, sono già la quarta dose di vaccino e quindi erano quelli che noi volevamo per gli incassi di Treppiani, vogliamo gli incassi di Dune, vogliamo gli incassi di Treppiani, eh, dopo domani vogliamo gli incassi di No Time to Die, di Titan, vogliamo gli incassi di tutti, perché così eh, usciamo dal dibattito ridicolo dell'andare al cinema per andare al cinema, dobbiamo capire se possiamo andare al cinema e se soprattutto questo pubblico, eh, il suo pubblico, il pubblico del cinema che andava al cinema, Moretti va spesso al cinema nei suoi film. Eh, beh, insomma, ehm, potesse creare incasso per tre piani. I 600.000 euro, caro, caro L. Rambo 69, insomma, sono, 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 sono un buon inizio, un buon primo weekend eh, in, ehm, in, ehm, in prospettiva. Eh, spero in Faim. Faim, bella questa cosa che scrivi, Davide. Eh, per quanto riguarda appunto Lecce Bangla, secondo alcuni, il primo film di Fahim che ha vinto il David per miglior regista esordiente, ricordo quando vidi per la prima volta Ecce Bomba e Sogni d'oro: prima aveva visto solo la stanza del figlio, è stata quindi una di quelle esperienze inizialmente respingenti. Scena dopo scena, sempre più resisti. La scoperta di un altro fuoco, di un altro modo di fare cinema. Grandissimo Twitch Tom 90. Esatto. Molti di voi, alcuni di voi, quelli che non conoscono la prima parte della carriera di questo genio, non conoscono Less. Io ho diviso la sua filmografia. In S, io e Superio in omaggio alle istanze psichiche. Non la stanza del figlio, le istanze psichiche che anche Escol Nevo utilizza nel suo bellissimo tre piani e, e che Moretti ovviamente poi riadatta ne Abbiamo parlato anche con Alvaro Wagner nel discorso, e quindi la, la, a me la parte dell'Es è quella legata a Michela Picella, e quindi è l'inconscio, e quindi è la pulsione, l'impulso è, è, è anche il, il desiderio. E, 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 diciamo è, è l'irrazionalità è il mostro e il mostro è Michele e certo La stanza del figlio è un, secondo me uno degli ultimi bei film di Moretti e stiamo arrivando sentirete quello che dirà Bernardini, è molto interessante a una totale felicità nonostante sia un film sulla paura di perdere ciò che lui ha appena fatto, ha da poco fatto, cioè Pietro, suo figlio, che diventa Andrea, perché tutti i figli di Moretti si chiamano Andrea, chissà perché, e Andrea in tre piani, Andrea in mio sono autarchico, Andrea nella stanza del figlio, Giuseppe Sanferice, e Alessandro Sperduti e Andrea in, in tre piani, e... E, e quindi è Andrea Pozzi e Andrea uh, in Io sono Tarchi con film del 1976 uh, bene, eh, quello che dice Twitch come sempre è molto giusto perché lui ha fruito Moretti ha visto Moretti in un momento in cui Moretti è arrivato a una, a una sorta di uh, benessere borghese e totale che comincerà a creare fastidio in alcuni nei primi Morettiani, per esempio me, e, e mentre invece poi andando indietro rivedi questa, rivedi questa esplosione di violenza, rivedi questa esplosione di frustrazione che sono questi meravigliosi film. Mm, cambia tutto, anche la colonna sonora. Se ci pensi, oggi rivedevo la stanza del figlio e vabbè, ci arriviamo adesso piano piano. Uh, passiamo il finale di Acce Bombo. È, è tristissimo. Tutti vorrebbero andare a trovare Olga che sta male, nessuno va a trovare Olga. La dispersione ideologica di una generazione che non riesce nemmeno, non dico a rovesciare un governo, non dico a fondare un partito, non dico a essere uniti come sinistra unita, ma non riescono nemmeno ad andare a trovare una persona che sta male, un compagno, una persona di loro, uno di loro. Olga, interpretata da Lina Sastri con questo taglio di capelli all'antologia di Spoon River, eh, stupenda, divina, maschera del dolore, di poche parole, ci va solo Michele alla fine. Non ci va nessuno di quelli che ci devono andare, ci va solo Michele. Chi va a mangiare il cocomero? Zaccagnini. Chi va a giocare a pallone? Palla! Molto spesso nei film di Moretti c'è qualcuno che urla Palla! Questo bisogno spasmodico di avere la palla per giocare, giocare per non pensare, giocare per non fare attività politica, il ludus in sostituzione dell'impegno, dell altra m, fortissimo eh, topos del cinema di Nanni Moretti e, e questa sua voglia di giocare, questo, suo, questo gi giocare, giocare. E l'unico che andrà da Olga è Michele. Questa è la chiusura stupenda di Acce Bombo nel silenzio. Però i due non comunicano, non parlano, non fanno l'amore, non, non scopano, non ridono, non, non litigano, non si urlano, sono impalati tutti e due fermi e Cebombo si chiude così. Moretti uh, realizza una battuta tra le più divertenti e intelligenti che ha mai fatto, <coughs> extra cinema, e dice che, che, però, non puoi pensare che sia vera. E dice perché se pensi che sia vera, automaticamente ti accorgi che lui ha sbagliato il film ma lui non ha sbagliato il film perché lui ha fatto un film eccezionale che si intitola Eccebombo un capolavoro assoluto della storia del cinema ancora oggi eh, con la purezza di un diamante a differenza del buco di Fran Martino, se dobbiamo citare un suo ex amico Alberto Barbera e, di Moretti eh, lui dice io pensavo di aver fatto un dramma per pochi mi accorgo di aver fatto una commedia per molti adesso la battuta è divertentissima che la dica un regista è molto divertente. Nemmeno Woody Allen farebbe una battuta così divertente perché c'è perché Bomba un grande successo. Ma se fosse vero, sarebbe uno scemo, sarebbe uno che non ci ha capito niente di cinema. È un po' come Woody Allen quando fa il film con il regista che è cieco, cioè così può piacere solo ai francesi, no? Come la battuta formidabile nel film eh, diretto da un cieco. Il, eh, il film costa 180 milioni di lire, incassa 2 miliardi. Questo vi fa capire. Che cosa diventa H.C. Bombo? Um, un film uh, stracitato. Io sono cresciuto in una famiglia in cui mia madre, che è diciamo, l'angelo la, che mi ha portato al cinema, eh, o forse il demone per come si sta a, a ridurre la mia vita, e, um, mi, mi citava continuamente le battute di H.C. Bombo. Il Bombo penetra come, come solo Woody Allen può fare con la sua generazione negli Stati Uniti. In termini di eh, connessione, di divertimento, di citazione, di tormentoni, vedo gente, faccio cose. Allora ho messo tante foto di Eu sono autarchico. Eh, questa è una foto emblematica di Eccebombo, il gruppo di disperati che aspetta l'alba ostia. Guardate, Michele sta lì che scemo. Eh, Cesare è alla sinistra di Michele, Paolo Zaccagnini davanti, Goffredo, Fabio Traversa. Al limite l'inquadratura della foto a destra e questa è Nadia Fusini. Nadia Fusini è un intellettuale, una storica, una grande esperta di, di teatro. E, e beh, Nadia Fusini è la protagonista di una delle battute più celebri di bombo È una, è una ragazza che, che Michele frequenta con le solite con la solita debolezza sentimentale di Michele che è uno stronzetto Insomma, lo, lo sappiamo che cos'è Michele e, e lei non si sa bene che lavoro faccia lui si attacca a sto fatto che lei non si sa che lavoro faccia e gli dice ma sto vestito come l'hai comprato queste sigarette come le hai prese e lei eh, lancia la battuta epocale eh, vedo gente faccio cose eh, queste sigarette me le ha date un amico questa cosa una è andata a Londra e me l'ha portata una cosa pazzesca, divertentissima, eh, che raccontava tutta una generazione eh, che risolveva in chiave anticapitalistica no? l'appropriarsi di beni di consumo. Cioè, questa qua prendeva qualsiasi cosa la prendeva senza lavorare. E questa cosa ovviamente straniva Michele. Michele, da comunista, era infastidito dalla capacità di lei di prendere queste cose. Già, cioè, questo fa capire tutta la. La, la stupenda e la divertentissima contraddizione di Michela Picella, che era molto irritato dal fatto che questa ragazza avesse tutto senza dover lavorare, perché aveva questi amici eh, e la sua rete, aveva una rete di solidarietà attorno a sé da cui lei attingeva prendendo questa cosa e quest'altra cosa. Ovviamente eh, tutto ciò disturba Michele, che è anche vagamente misogino. Qui infatti è molto arrabbiato con, con un'altra sua fidanzata, dentro c'è Bombo, che ha fatto l'amore. Con un'altra persona e lui è molto geloso e molto possessivo e sarà molto arrabbiato, gli suderanno le mani e lei dirà: Ma a me mi andava, ma che vuol dire mi andava? Moretti e Michele è molto arrabbiato, e peraltro, appunto, lei sta per andare a lavorare nel cinema. Lui è un rosicone, e la lascerà a me quando lei andrà a lavorare a, per il cinema, perché quello sarà un tradimento superiore addirittura al tradimento sessuale. Perché? Perché lui è un riottoso. Aspirante regista, non si capisce. Michele a un certo punto uh, urlerà, ma quando i miei non mi manterranno più, che cazzo faccio io? Infatti, è, come al solito, è, è Michele. È Michele incapace completamente di, di costruire niente. Infatti lascerà anche lei, che è molto carina, Nadia Fusini, grande intellettuale, farà degli studi bellissimi su Fedra. E, peraltro, anche grande attrice, Nadia Fusini. Qua c'è la capacità di Moretti ancora di. Di, di trasformare in attori questi suoi amici, in questo caso una grande intellettuale come Nadia Fusini, farla recitare benissimo. È molto brava lei, molto bello il suo personaggio. E voilà, il film ha un successo clamoroso. Va in concorso a Cannes. Eh, Moretti tocca il cielo con un dito. Non sono tantissimi gli fan prodigi nel cinema italiano. Eh, prima di lui il 24enne Bellocchio aveva fatto Straceli con I Pugni in Tasca, che è un film molto importante per Nanni Moretti. E Nanni Moretti, ragazzino, arriva in concorso nel in, in festival insieme a Venezia, più prestigioso del mondo, e, e incassa 2 miliardi di lire a fronte di un budget di 180 milioni. Fate voi la plusvalenza. Eh, la critica francese impazzisce. È buffo ed è anche bello da ricordare che Ecebombo vada in concorso a Cannes eh, l'anno dopo che Moretti è stato in concorso a Cannes come attore in una, in una delle sue pochissime piccole partecipazioni attoriali perché poi a, avrebbe avuto un tale successo giustamente come regista che non lo fa più l'attore per gli altri, in Padre Padrone dei Fratelli Daviani Moretti fa una piccola parte perché i Daviani erano rimasti incuriositi e lo avevano preso. E poi Moretti la lascerà un loro film celebre, grandi polemiche eh, lo mollerà perché? perché è diventato enorme e vuole farsi i film suoi, giustamente però è buffo pensare che Moretti sia in concorso a Cannes con Padre Padrone che vince la Palma, pensate il cinema italiano che era all'epoca, pensate che si parlava già di crisi eh? peraltro Moretti era uno che diceva eh, il cinema italiano fa schifo Pensate rispetto a oggi, noi vincevamo la Palma d'Oro con Padre Padrone, poi rivincevamo la Palma d'Oro con l'Albero degli Zoccoli l'anno dopo, e poi pensate che la Palma d'Oro l'avremmo rivinta con chi? Con quello, con quello che, che, che vomitava verde, con quello de... contro Nino Manfredi, con quello contro Sordi. Avremmo rivinto la Palma d'Oro nel 2001, a 23 anni di distanza, da Ermanno Olmi, pensate che crisi totale di vittorie di palmarès per noi a Cannes, Mentre invece, appunto, nel '78 l'albero degli zoccoli vince la palomadora a Cannes, e in concorso però c'è anche questo piccolo gioiello intitolato E c'è Bombo che i selezionatori francesi hanno l'intuizione di prendere eh, dentro Cannes. A questo punto è ovvio che ehm, questo adesso l'Ignazio è difficile non citare un momento memorabile, no? Stiamo parlando di un capolavoro immenso della storia del cinema ai livelli. Eh, di Guerre Stellari, dello squalo di Spielberg, cioè e è Bombo è un film magnifico, di una potenza devastante e di una precisione eh, cinematografica degna del meglio, del meglio del meglio, di un luogo in Americano a Londra, insomma, del grande cinema anche nordamericano di taxi driver. E qua l'Ignazio cita uno dei tanti momenti. È difficile, non cita, è difficile che non ci sia un momento memorabile dentro Bombo E qua c'è la telefonata. Di questo ennesimo compagno a una radio libera che dice eh, che ha delle idee da esprimere. Eh, e quindi, eh, i carri armati non etiopi, l'amico etiope e i carri armati che non possono, un carro armato. Ci cioè avete mai pensato che un carro armato in autostrada? Eh, non, può, non può andare un cararmato in autostrada perché la Fiat ha fatto le autostrade in modo tale che nelle gallerie il armato non ci passa. Questo per dire che il golpe non lo possiamo fare. La rivoluzione non la possiamo fare in Italia. E poi l'amico suo etiope, altra battuta formidabile di Moretti, che devi avere senso dell'umorismo per capirla: l'amico mio etiope mi ha detto l'Italia è un paese del terzo mondo. Ecco, questo è lo humor di Nanni Moretti, che non è eh, buttato in faccia che è molto freddo che è molto buono, di qualità eccellente, di cui è permeato tutto e c'è bombo, insieme all'amarezza, insieme all'asprezza e insieme alla bellezza bruttezza del personaggio di Michele, che continua a essere un mostro repellente, eh, che però Moretti interpreta eh, anche attraverso il suo corpo affascinante e la sua presenza scenica, eh, sicuramente teatrale, per citare un altro tormentone di Michele contro Mirko, sei triste e squallido, io sono triste e teatrale adesso arriviamo a, a un cambio importantissimo che già fa capire perché chi cazzo lo conosce Lanni Moretti? Parliamoci chiaramente, ma chi è? Ma chi è in questo momento questo qui? Chi è? Allora è un ragazzino, abbiamo capito viene dalla sinistra extraparlamentare è un cinefilo riottoso, sì sì lo sappiamo che i cinefili possono essere incazzosi, già in Francia sono stati così già in Francia alla fine degli anni 50 sono arrivati, è arrivata gente che non la mandava a dire, il cinema di papà, eh, si chiamavano Truffaut, si chiamavano Godard, adesso eh, 15 anni, poi in Italia è arrivato nel 64 uno bello violento che uccide sua madre, che uccide la madre in un film che è che, che, la madre del suo alter ego, interpretato da Lucas. Castel, si chiama Marco Bellocchio, il film si I pugni in tasca, il 68... È arrivato anche in Italia. Una generazione dice a un'altra generazione ci avete rotto i coglioni. Noi cambiamo adesso anche dei rapporti all'interno della società. Non solo eh, votiamo comunista, insomma, un in un paese che era ovviamente schierato dopo il patto degli Yalta, come sap sapete benissimo, con la NATO e con il patto atlantico. Quindi non potevamo noi troppo andare come Italia a sinistra in questo gran calderone che è il Novecento. Ehm, si colloca questa esperienza cinematografica, ma parliamoci chiaro: citiamo appunto il Moretti della sconfitta, ma questo qui in questo, con questi due film. E quindi eh, uno dice: Formidabile, formidabile, i Pills eh, come i Pils, come avrebbero fatto altri. Eh, ha raccontato il suo cote borghese, ha fatto delle cose molto comiche su ciò che vedeva attorno a sé, i suoi amici, i modi di dire, i tormentoni. Que, 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 ha universalizzato Roma, ha reso Roma esilarante e l'ha resa universale, tanto che Carlo lo prende in concorso. Eh, ma adesso che succede? Adesso succede una cosa ancora più interessante, ecco perché piace molto il cinema di Moretti a tanti cinefidi che l'hanno seguito negli anni per questa sua tensione continua di trasformazione eh, e di rapporto tra lui, i suoi film e lui dentro i suoi film e fuori i suoi film. Accade che ha avuto successo, accade che c'è Bombo, uh, è, un, è un grandissimo incasso, un grandissimo successo, allora Michele c'è ancora. Sono passati degli anni, siamo arrivati in un'altra decade, che sono gli anni '80, però Michele non è più riottoso. Michele non è più un rosicone, Michele non è più uh, un, un uh, bamboccio della sinistra extraparlamentare Querulo e il Paolino Paperino Michele è un regista è un regista di successo e questo secondo me è... sono questi scatti che ha fatto Moretti molto spesso nella sua carriera mi permetto di dire che uno scatto in una chiave molto etero, cioè fuori da lui lo ha fatto finalmente con Treppiani dopo il mortorio di Caimano a Bemus mia madre che è un momento a mio parere nullo dal punto di vista cinematografico della filmografia di Moretti questa marcia in più, questo scatto, è il passaggio da Sogni d'Oro, da e Bomba a Sogni d'Oro. Perché? Perché lui accetta di nuovo su di sé il passaggio della vita, ancora usa la maschera, ancora usa l'alter ego, eh, e quindi ancora si rifugia all'interno del mostro Michele, che è però è prolifico. Con Michele puoi fare tantissime cose, quelle che non puoi fare in caro diario, quelle che non puoi fare in aprile. Infatti noi morettiani della prima ora già alla svolta di Aristica rimanemmo perplessi perché è chiaro che non puoi essere mostro se ti chiami Nanni Moretti. Devi avere una forza tale eh, che Larry David in confronto è niente. Devi avere una forza tale che Lebron James in un disastro di ragazza di Apatow è niente. Devi avere una forza tale di autobiografismo autolesionista che nemmeno i grandi anglosassoni che sono bravissimi a fare autobiografismo eh, autocritico a differenza di noi italiani, e infatti si incarta. E, è chiaro che entra più in propaganda di se stesso. Nel caso di Caro Diario Aprile, invece, Michele, l'alter ego ti permette di giocare molto più pesante a livello di rischio e a livello di appunto eh, esplosione di eh, pulsioni, eh, di violenza, di critica e di dramma. È più interessante come personaggio, è molto più interessante Michela Bicella di Nanni Moretti. Ecco perché la svolta di Aristica è, è giustificabile a, a, a livello uh, filmografico per quello che succede nella sua vita, ma non facciamo un flash forward troppo violento. Uh, torniamo indietro e con Sogni d'Oro lui è un regista, la Locandina uh, gioca un po'... Uh, la locandina gioca un po' uh, con uh, la pittura di Clint, ma perché no? Ma sì, non è una bellissima donna di Clint, ma è, è l'orribile Michele nella sua coperta che si mette addosso per vedere i film a casa. Si sì, è un regista, eh, si è un regista di successo, ma vive ancora con la madre. Nella biografia di Moretti, lui sempre si prende molto in giro nel raccontare che non andava via dai genitori: tutti i suoi, tutti i suoi amici andavano via a vivere un problema molto forte. Per voi della generazione Z: che non ci avete una lira, che probabilmente starete con i genitori a vita o tornerete a fare le comuni. Voi che prendete per il culo il boomer, tornerete a fare le comuni perché non avete una lira e tornerete a vivere eh, forse divertente quello. In 10 in una casa che Frenzy non confronta niente, perché 200 euro io, 200 euro te, perché? Perché appunto avrete delle grosse difficoltà da un punto di vista lavorativo, a differenza dei boomer che guadagnavano un sacco di soldi ovunque andavano perché il paese era in piena espansione e l'economia mondiale era in piena espansione in quegli anni. E come va, come non va, tutti gli amici di Moretti della sua generazione molto spesso andavano via anche polemicamente da casa. Moretti invece no, se trova così bene eh, con mamma e papà che lo devono cacciare, sembra è esilarante. Sembra effettivamente Piera degli Esposti che non lo sopporta, che non sopporta Michele e che se lo trova a casa costantemente, Michele. Eh, lo, vediamo, lo vediamo qua in un passaggio televisivo è una delle mie scene preferite di Sogni d'Oro lui è reduce da un grande successo eh, cinematografico è chiaro che si gioca con eccebombo e questo è un regista, non è più un rosicone eh, che insulta Nino Manfredi la buona sigaretta? per le pubblicità occulte eh, sembrano come, come gli attacchi dei deficienti a noi bad sulla Disney no? dei coglioni a noi insopportabili sulla Disney allora Michele mh, infatti ci sono dei punti di contatto tra, tra, tra loro e Michele che dice ma lo sai che se prendono i soldi questi dei nascosto eh, L'hai mai visto Manfredi quando offre una sigaretta una cosa stupenda a livello semiotico così mi prendete in giro sempre per l'abuso del termine semiotico e fa l'ha visto Manfredi quando offre una sigaretta e fa vuoi una sigaretta eh? e la mette al centro del fotogramma perché perché le sigarette non potevano pagare eh, e allora facevano pubblicità occulta come altre come altre marche e Moretti è un, è un regista che accusa degli attori molto importanti di fare pubblicità occulta in modo disonesto. Eh, indovinate un po' chi è che darà il primo Davide Donatello a, a Nanni Moretti per il porta-borse? Nino Manfredi, esilarante, eh? Nino Manfredi, uno dei tanti che lui aveva fatti, Moretti arriva sul palco, se guardano che c'è un momento western proprio epocale dopo gli attacchi di Ecebombo, e Nino Manfredi per il porta-borse che darà il primo Oscar a questo simpatico eh, signore. Eh, questo simpatico eh, nuovo membro della famiglia armoniosa del cinema italiano. E... Il, eh, il, eh, il, eh, il eh, sì, il poeta contemporaneo vivente al valorista. Eh, sì, eh, le, lo so, lo so, questo l'ho letto prima, eh, anzi, non l'avevo letto tutto, scusami. Eh, che te devo dire? Eh, abbiamo detto cioè, Taxi Driver, ehm, a Pece del Terzo Tipo, Blues Bro, tutti i primi sei anni di Landis. Stiamo parlando di un cinema di altissimo livello e di grandissima fattura. Eh, perché non è importante, ovviamente, fare grosso, grosso budget, grosso, grossa storia, è importante fare grande cinema. E, e questo pazzoide a 20 anni riusciva a fare. Grandissimo cinema di grande densità, come dice l'Ignazio. Appunto, eh, con, ehm, con, eh, con due lire e con il suo mondo di riferimento, con il suo acquario di riferimento in cui appunto vedeva, vedeva tutto ciò. Eh, con Sogni d'oro rimette la, la quarta. Qua Michele va a un dibattito, cioè va, va in una stazione televisiva. Che dibattito non c'è nessuno. Eh, mi piace tanto quando mi sento solo che Twitch da solo, mi sento come Michele in questa scena perché c'è sta lui e solo sta telecamera che lo riprende eh, e lui urla: aiuto! Perché l'operatore esce anche. L'operatore esce anche l'operatore e Apicella sta da solo, da solo a parlare a una telecamera. Comincia a dire: i giovani, i giovani, perché gli dicono: Tu devi parlare dei giovani, tu sei l'esperto dei giovani. Il divertimento, appunto, come voi orridi che state sempre a usare termini da giovani. Questa, questa, questa vostra gioia dell'essere giovani che se foste un po' morettiani vi prendereste un po' in giro su questo eh, Moretti già da giovane eh, essendo, avendo una marcia in più ironizza molto appunto anche su questo ruolo che ha avuto Michele è sempre una merda anche in sogni d'oro però la differenza è che è un regista <ride> ed è un regista di successo qua Moretti proprio fa, mette, mette proprio la, la quarta e ah, fa dei sogni fa dei sogni in cui ha la barba, mentre nella realtà lui ha i baffi. Nei sogni c'è già Laura Morante, che è un miraggio, è un'ossessione, e, e che è, diciamo, irraggiungibile, e, e che è contestatrice del mostro. Michele è mostro, è circondato da persone che vorrebbero lavorare con lui, lui sente questa... è diffidente, sente questo consenso attorno a sé e, ed ha paura uh, vive con la madre e la picchia la, la tratta male ma non la lascia perché urla io non voglio superare il complesso di tipo, insomma è, è sempre lo stesso mostro schifoso uh, di io sono autarchico è sempre lo stesso mostro schifoso di Eccebombo ma con in più il fatto che è, ha successo non è più un non è più un, un oblomov, non è più in attesa, non è più nella sua cameretta, è uscito anche nel mondo e il mondo eh, lo ha reputato un vincente. Tanto che partecipa appunto al dibattito televisivo eh, moderato da Giampiero Mughini. All'epoca Moretti e Mughini sono molto amici, poi litigheranno per delle ragioni anche futili, e, e questo fa molto ridere perché poi, appunto, Moretti nel suo cinema ha dei corpi che poi sono diventati emblema anche del suo. Diciamo di una parte di, del mondo che lui ha, ha, ha combattuto, e tra cui anche Augusto Minzolini, che è presente in, in Ecce Bombo e che diventerà eh, a un certo punto, dopo eh, tanti anni di giornalismo d'assalto di, cro di cronista politico per la stampa, diventerà un berlusconiano. E Augusto Minzolini è un ragazzino che recita in Ecce Bombo e che ha, addirittura in Ecce c'è una scena in cui orchestra. L'occupazione di, di una scuola è molto divertente, e, e già lì Moretti, inquadrando Minzolini, lo fa, lo fa essere un po' troppo spiritoso, un po' ambiguo, come se avesse già capito qualche cosa molto interessante. Qua c'è Mughini nel, nel dibattito televisivo di, di Sogni d'Oro, fantastico, eh, vestiti da pinguini, eh, dove lui si scontra perché è un rosicone con un regista italiano che sta avendo successo potrebbe avere il suo stesso successo, lui se lo litiga col produttore, il produttore è suo padre, Luigi Moretti, Luigi Moretti recita anche in Eccebombo, è bravissimo, fa un pazzo che va in giro leggendo poesie, dicendo che Little Tony è pazzo, entrando nelle radio, ed è, ed è un professore di epigrafia greca, cioè il padre è un professore di epigrafia greca, ma Moretti lo prende e lo fa essere attore, attore lunatico, dal tanto che è pazzo, è pazzo appunto in in, in, um, è, è completamente pazzo in, um, in Eccebombo, il papà Luigi Moretti. Uh, Sogni va in concorso alla mostra del cinema di Venezia, da cui siamo reduci uh, pochi giorni fa, uh, e meno di un mese fa. E ottiene il Leone d'Argento, gran premio della giuria. C'è anche qualche fischio. Italo Galvino è. Il presidente di giuria, il film è prodigioso perché Moretti diventa un mostro e gioca anche con il make-up horror. Abbiamo citato l'unico e solo John Landis con uh, un lupo mannaro americano a Londra: diventa un licantropo. E questo fa vedere anche un Moretti che gioca con il make-up, una cosa non usuale per il cinema italiano: usa, gioca con il make-up, gioca con un certo tipo di iconografia horror. Uh, e, e in un sogno che prende il sopravvento sulla realtà, altra caratteristica. Essenziale del cinema di Ranni Moretti, questo continuo montaggio tra sogni e realtà, eh, Michela Picella chiuderà il film come mostro inseguendo questa donna che ama in un modo ovviamente conoscendo Michele completamente sbagliato e completamente narcisista. C'è una scena molto bella in Sogni d'Oro, eh, tra le più violente, eh, che, vede, eh, che vede Michele attaccare un ragazzo. Che sta, che sta girando dei Super 8 è un moretti c'è cioè qualcosa del genere anche in tre piani è un moretti che aggredisce se stesso un, una, una replica di se stesso giovane e lo attacca col bastone lo vedete per strada lo, lo ferisce Michele qua già è mostro eh, gioca un po col thriller come look sembra l'assassino sembra un assassino eh, in un film di Dario argento è interessante anche il movimento che fa sulla carrozzina e poi va a mena questo ragazzino che sta girando un, uh, un superotto, un corto, potrebbe essere un giovane Moretti. E quindi c'è Michele che uh, va contro se stesso perché non vuole, assolutamente vuole rimuovere qualcosa del suo passato. Uh, Sogni d'oro ha dei momenti anche, anche esso molto comici perché ama lo humor acre e duro di Nanni Moretti e, e ha questa chiusura semplicemente fantastica. con... Con la mostruosità, con il mostro. Flavio De Bernardinis, che chiuderà la monografia, eh, fa una cosa molto bella nel suo Castoro, eh, che arriva fino al Caimano, che aggiorna fino al Caimano, e che è questo qua, questa è una edizione del Castoro di Flavio De Bernardinis, monografia su Nanni Moretti. Eh, comincia a creare una connessione da grande critico tra i finali dei film di Moretti, creando delle interessantissime. Eh, relazioni tra un film e l'altro soprattutto tra i finali e gli inizi. E Nel caso di, nel caso di Sogni d'Oro e Bianca è molto è molto preciso quello che scrive De Bernardini ed è molto affascinante ogni volta che lo leggo eh, veramente rimango molto affascinato da questa interpretazione critica di Flavio, e, e cioè lui dice. lui crea anche una connessione un po' forzata forse un po', un po forzata quella tra il finale di, di Ecce Bombo e quando appunto, lo stavamo dicendo prima, quando comincia a prendere corpo questa strana filmografia di questo strano cineasta che gioca con la sua vita che mh, trasfigura la sua vita in qualcosa di molto interessante in una chiave ehm, autolesionista però molto affascinante molto dirompente legata anche al suo corpo, alla sua bellezza al suo fascino e a questa vocina che, comunque, penetra, ehm, è, molto, è, molto, è molto penetrante e incisiva uh, dentro il prodotto audiovisivo. Tutto questo è cinema, e, e tutto questo va al di là, ovviamente, solo della performance personale, perché crea dei film uh, dove gioca col sogno, dove gioca con l'horror. Nel caso dei Sogni d'Oro. Il, la chiusura di Sognidoro e l'inizio di Bianca invece è grandissimo De Bernardinis su il collegamento tra finale di Sognidoro e inizio di Bianca e finale di Bianca e inizio di Bianca e finita siamo nel momento per me d'oro <clears throat> nel momento d'oro morettiano che per me è tutto gli anni 80 si, si chiude con un altro capolavoro immenso che è Palombella Rossa e, però qua arriviamo appunto a a questo Leone d'Argento, ah, eh sì, e il ragazzino era andato in concorso a Cannes, non aveva vinto niente, però va bene così. Va, va in concorso a Venezia, vince, ma il film viene contestato a ah, eh, Sergio Leone. Pare, questa farà ridere Bad, eh, sia autore di una battuta molto bella contro Moretti. Eccolo, il ragazzino che se la prendeva contro E eh, comincia a ricevere qualche critica dai registi, eh non può essere sempre te. Che, che, che perculi di e Sergio Leone dice una cosa divertentissima su Sogni d'Oro perché Sogni d'Oro viene, viene paragonato a Otto e Mezzo che non c'entra un cazzo Otto e Mezzo con l'inizio di Bombo e questo l'abbiamo spiegato ma invece Sogni d'Oro è una riflessione di Moretti che è diventato un regista di successo, è sempre una merda perché Michele è un mostro, va in giro eh, eh, è antipatico scalcia, eh. però e Sergio Leone lo fredda una battuta degna di un critico sagace alla Roger Ebert e, eh, e dice Fellini otto e mezzo mi interessa Moretti 1 e un quarto no, come dire è una battuta molto intelligente vedo che Bed apprezza perché non solo fa ridere ma è anche molto intelligente perché è come se Sergio Leone dicesse ok io sono un regista, Fellini è un regista Moretti è un regista, nel momento in cui il regista arriva a fare il film sul suo essere regista e ci deve arrivare dopo un po' allora Fellini è arrivato a fare quel film così peculiare già a partire dal titolo su lui che non vuole più fare film peraltro Lina Vermuller si sì, vedete che tutto torna la donna odiata da Moretti assistente alla regia di 8 e mezzo racconta nel bellissimo L'Ultimo Viaggio di Mario Sesti che Fellini voleva suicidarsi dopo 8 e mezzo voleva suicidarsi cioè voleva fare 8 e mezzo e ammazzarsi poi Vigliacone non l'ha fatto, meno male, è andato avanti a fare film anche per noi, ma questa era diciamo, l'intuizione che Laver Müller aveva percepito eh, nell'attacco nella, nell di Sergio Leone a Nanni Moretti. C'è l'idea del ok, ci devi mettere un po' per arrivare a ragionare. Sul tuo farcinema, ma non puoi. Dopo io sono autarchico. Eh, infatti, è cattivo Leone, eh, perché fa uno e un quarto. Eh, in realtà, i lungometraggi sono stati due, ma Leone, io sono autarchico, non lo considero nemmeno come un lungometraggio effettivo. E quindi, dice, eh, e quindi dice Fellini: è sempre riportato nel grandissimo castolo di Bernardini. Fellini otto e mezzo va bene. Moretti, uno e un quarto, anche no. Cioè, too soon, my boy, un po' troppo presto. Diciamo che il film viene difeso da Calvino, vince un premio importante a Venezia, però c'è diciamo c'è un grande, una grande amarezza. Adesso il ragazzo è sensibile, probabilmente riceve il primo insuccesso della sua carriera. Adesso gli insuccessi sono molto utili per i registi, sono importantissimi. Nicola Sminning Refn racconta che, appunto, dopo svariati insuccessi è arrivato a fare drive. Grazie agli, agli insuccessi precedenti, gli insuccessi possono essere. Pensate a, a un regista come David Russell, che ha una carriera assurda, con momenti di crollo totale, poi rinascita, poi crollo di nuovo. Insomma, ehm, i registi è per questo che li amiamo. Spesso sono sottoposti a montagne russe, fanno montagne russe, stanno sulle montagne russe. Salgono, scendono, pensate a Ridley Scott, ai tempi di Albatros, Ridley Scott era finito, era finito. Noi tutti che eravamo cresciuti con i suoi grandi film, era... io ero già uno studente di cinema all'epoca, dicevamo è finito, è finito, è finito. Poi io appena comincio a diventare professionista, fa il gladiatore. Fa il gladiatore nel momento in cui tutti erano convinti che Scott fosse finito, perché aveva fatto una serie di cose che, soprattutto Albatros, che tutti dicevano, no, quel no, film con Bridges, ma di che. Con la barca vela, fino a vela, fila nessuno. Il regista è Blade Runner. In realtà, poi, appunto, col gladiatore è tornato. Poi ha avuto di nuovo momenti di fiacca. Poi, adesso, appunto, io sono molto curioso di vedere: The Last Duel che cosa succederà. Perché io sono impazzito a Venezia per The Last Duel. Mi è piaciuto da morire. Ridere Scott. Detto ciò, um, Moretti sente il backlash, sente il momento della difficoltà. Il film va meno bene di Eccebombo non è più un, co un cocchetto sente anche quello che capita a tanti forse è capitato anche a Fabio e Damiano Innocenzo io ne ho parlato con loro che hanno sentito un po' a Venezia eh? ma non sempre domenica cioè sei un cocchetto poi a un certo punto sembra che c'hai tutti contro un regista io non finirò mai di dirglielo a loro quando ci parlo deve essere abituato a questo deve essere pronto sempre a questo a questo sali e scendi e a questa difficoltà psicologica di altalena Moretti si trova in difficoltà dopo Sogni d'Oro. Eh, oggi, rivedendo Sogni d'Oro, è uno dei film più belli della sua filmografia. Sicuramente per me fa parte del momento d'oro. Sogni d'Oro. E... Eppure c'è qualcosa che non va. Ecco che accade con Bianca quella che Flavio De Bernardinis chiama Il Colpo di Reni: il giocatore di pallanuoto. È il Colpo di Reni, è, è peraltro, per, una, per, una, per un autore di, di palombe come come Moretti la Palombella, la Palomba è il pallonetto in controtempo che il giocatore di pallanuoto fa e Moretti nel grande film sportivo, anche che è Palombella rossa si filma in Palombella in slow slomo, ed è una cosa molto bella da vedere. Molto bella da vedere a livello cinematografico. Quindi Palombella rossa è anche un film sportivo. Questo l'abbiamo detto all'inizio della twizzata. Eh, il colpo di Reni è cambiare produzione, per esempio, Cam andare verso Achille Manzotti, che è uno che fa un cinema commerciale che i Morettiani, Moretti potrebbe considerare Becero completamente diverso dal suo universo, Achille Manzotti è il produttore di Bianca, i due si incontrano, Moretti non trova tanti, ha perso un po' il punto di contatto, anche forse per tutte queste sue attacchi, per tutte queste sue critiche. Eh, attacca eh, Vermeuler attacca Manfredi, attacca Sordi attacca questo, attacca quell'altro alla fine sembra che abbia un po' un vuoto attorno a sé nel suo ambiente allora da chi vai? Vai da Achille Manzotti questo è geniale per chi vuole fare cinema è come se Scorsese domani andasse a, da Kenny Fagli a dirgli facciamo un film insieme cioè Moretti va da un produttore che è l'agente di Renato Pozzetto ho, ho fatto capire forse tutto cioè il, il ragazzo che è stato in concorso a Cannes e va a farsi produrre un film da Achille Manzotti che viene, che lavorava con i gatti di Vicolo Miracoli, con Jerry Calà, che veniva da un mondo completamente diverso da quello di Nani Moletti, questo fa capire l'intelligenza eh, spesso mi piace molto pensare appunto che ehm, eh, appunto molto spesso tra voi ci sono aspiranti cineasti queste sono cose che devono che dovete assimilare perfettamente se volete far cinema cioè la capacità di essere oltre anche te stesso del, del, dello scavalcarti in questo caso Moretti prende in contropiede se stesso che è la cosa più intelligente a volte che possiamo fare nella nostra misera vita e, e va a fare un film con Achille Manzotti si mette d'accordo con questo produttore eh, il quale gli dice guarda io non ci ho capito niente di questo film basta che mi rispetti il piano di lavazione, non rompi i coglioni non fai le tue cose, le, le tue mattate non, non mi crei una, una lavorazione problematica se tu mi rientri in questo budget, io ti lascio stare. Moretti dice tu mi devi lasciare stare, mi devi lasciare autonomia. E viene fuori questo, questo capolavoro immenso che è bianca e che è uno dei film più belli di, di Ranni Moretti, improvvidamente messo da Daniele Misischia, lo ripeto per l'ennesima volta, all'inizio de, del Bruttino, il mostro della cripta, eh, come emblema del cinema d'autore noioso. Va bene, ciao. In realtà è un giallo, addirittura, quindi è cinema di genere. E c'è questo signore che si chiama sempre Michela Picella, ma improvvisamente è un professore di matematica. Il collegamento che Bernardinis adora è questa dimensione infernale. È diventato mostro. Michele, alla fine dei Sogni d'Oro, si è trasformato in un lupo mannaro americano, no, un lupo mannaro italiano a Roma. Uh, a Roma Nord ha inseguito la Romorante è diventato mostro Bianca si apre con questo signore che arriva in questo appartamento e immediatamente mette a fuoco il bagno. Grande idea cinematografica, voi direte "Ma perché? Prende l'alcol, lo mette su tutti i sanitari, il lavandino e lo accende per disinfettare. Ma voi lo fareste? Allora, c'è un minimo di attinenza reale. Anche Bad che è ipocondriaco, io non so se in una nuova casa Immediatamente appiccherebbe il fuoco ai sanitari per disinfettarli, e... lo, li laveresti dai di la verità di la... invece mica dai, li laveresti, e invece, pensa che questa scena stupenda, Moretti mette anche la camera a piombo, cioè, capito anche qua non c'è bisogno di usare l'effetto speciale. Sto pazzo prende l'alcol lo mette su. Io mi ricordo da ragazzino. Questa scena mi ossessionava. Io non capivo perché non capivo perché questo qua desse fuoco al suo bagno e. De Bernardinis immediatamente, De Bernardinis immediatamente, eh, ok, ok, c'è cioè Bed che, esatto, c'è cioè Bed che deve lavorare, ok, che fra poco ci, mi, mi lascerà e io rimarrò solo con voi, eh, che orribile compagnia, eh, mentre Bed lavorerà al suo junket e, e, e deve disinfettare i sanitari deve disinfettare i sanitari deve prendere possesso della nuova casa è un professore di matematica in una scuola che si chiama Marilyn Monroe Moretti ha già capito che l'Italia è andata tutta quella serietà degli anni 70 tutto quell'impegno la scuola si chiama Marilyn Monroe in questa scuola c'è il, il preside c'ha dentro c'ha un ritratto di Dean Martin e Jerry Lewis insieme ehm, ci sono i flipper a scuola c'è il tavolo da ping pong fan 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 Uh, questo senso del divertimento della decade che sta arrivando, il riflusso per la generazione dei sessantottini, il riflusso dei boomer, loro che già praticamente mollano il colpo, questa Italia che esce dagli anni di piombo, questa Italia che esce da un momento di tensione politica e sociale molto forte, legata alle ideologie politiche, eh, oggi ci fa ridere a noi. Che siamo un po' più vecchietti che magari no, ovviamente non abbiamo vissuto, ma abbiamo sentito qualcuno che ha vissuto queste cose, vedere i Nolaniani che si scontrano con gli Snyderiani, vedere i Marvelliani che si scontrano. Eh, un tempo ci si sparava per strada per eh, ideologia politica, oggi non, eh, non accade più e casomai vediamo questi scontri eh, comici sui social, con, però con dei toni che venivano usati un tempo per ideologia politica, oggi vengono usati per... Per il cinema, questo fa abbastanza ridere. E Michele in bianca è un mostro. Ma Moretti gli vuole anche molto bene. Forse sono lento, ma questa cosa l'ho capita solo dopo, dopo svariate visioni. Ma sai, uh, sicuramente vuole meno ben, gli vuole meno bene di quanto scorsese voglia bene a, a tanti gangster nei suoi film. Um, io non sono d'accordo, nel senso che Michele va, in, va, va, in, va all'ergastolo. Intanto va all'ergastolo e poi. E quindi c'è, e, e non va, e non va in una, non va protetto come Harry Hill alla fine di, di Goodfellas che prende il giornale tutto contento. Occhio sempre a come si chiudono i film, che sono emblematici. Eh, morti va in carcere col cellulare della polizia che si allontana all'orizzonte, e con lui che dice: È triste morire senza figli. La caratteristica che è molto interessante, signor Euron, è sempre il rapporto con l'alter ego. Che, si, che, che perde completamente quando entra in scena Nanni Moretti. Quando entra in scena l'Anni Moretti, da Carodiaghi in, in Carodiaghi, la svolta diaristica, prima di tornare al film a soggetto con La stanza del figlio, è drammatica, perché con Michele tu puoi divertirti a creare una, un, un ping pong, appunto, tra, tra autolesionismo e, 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 e autoindulgenza, anche come dici te. Sicuramente eh, la cosa divertente di Michele è questo suo essere violento, perché è un personaggio violento, è violento perché mena anche, è violento da un punto di vista verbale, questo è il film della famosa battuta, contiamo così, facciamoci del male. E, e questo è anche, un, diciamo, un uomo eh, che mh, si innamora, ma ha grossi problemi anche sessuali, sembra, è molto simile al Norman Bates di, di, di Psycho di Hitchcock sembra che abbia dei grossi problemi qua arriviamo alla sfera sessuale del, della maschera morettiana che è molto interessante legata anche appunto alle pochissime scene di sesso del cinema di Moretti e si contano sulle dita di una mano di uno monco in tre piani infatti invece proseguo questo discorso e questo è molto interessante e in bianca sembra che infatti c'è una scena in cui lui addirittura Allunga la gonna di Bianca, questa sua collega conosciuta, interpretata da Laura Morante. Laura Morante è, come vi dirà anche Bernardinis, alla fine è una, è, una sorta di, è una sorta di inseguimento sempre frustrato e frustrante. Eh, ebbene, a un certo punto in questo gran film, vediamo questo professore di matematica che non sa nulla come me con voi, che non sa un cazzo di, di fronte ai suoi. A, a questi giovani che, che lo mettono in difficoltà è inadeguato. Ma meglio qui l'inadeguatezza rispetto ad Adamus Ma molto meglio qui. E quindi è continuamente messo in scacco da una realtà che è cambiata rispetto a quella degli anni 70, dove, dove si poteva permettere di più questo signore di avere una zona di conforto. Qui comincia a arrivare in ritardo a scuola. Uh, è è, è sessofobo, è, è un moralista. Ce l'ha molto con questo vicino interpretato da Remo Remotti che è l'S. Eh, ma è un S diverso da, da Michele. È un S sessuale, dove Michele invece è una, è una, è una maschera votata al moralismo più punitivo, a quello definitivo, l'uccisione, la morte. La morte per Chi ha tradito l'ideale, ecco che torna ecco che è cambiato ancora per l'ennesima volta Michela Picella. Non è più il regista che ha avuto successo di Acce Bombo e che si trova in difficoltà, con un sogno di purezza in cui è un professore, eh, contestato dagli studenti. No, in questo film, è un professore eh, che, però, ha, ha completamente diciamo. Ehm, dato spazio alla parte assassina di sé alla parte omicida di sé a un altro S non quello sessuale che probabilmente invece è il bene perché si Siri, interpretato da Remo Remotti è una persona eh, pacifica eh, qua entriamo in un'altra interessantissima ossessione del primo Moretti l'amore nei confronti delle persone più giovani che è Scabroso, che ci sarà anche nella messa e finita, il papà nella messa e finita gli dirà che si è innamorato di una donna più giovane di lui e il figlio Moretti che è diventato prete e quindi è ancora più giudicante ed è ancora più eh, ha anche l'abito ha anche l'abito, anche la tonaca ed ha anche l'abito il ruolo sociale per essere ancora più giudicante da un punto di vista in questo caso appunto dove la morale diventa addirittura la religione. Eh, una cosa che eh, poi toccherà nel privato anche la vita di Nanni Moretti, soprattutto negli ultimi anni, quando appunto sappiamo tutti che ha avuto delle storie con delle, con delle donne molto più giovani di lui. Quindi questo è interessantissimo eh, in relazione sempre a, a questo cinema. Che non è un caro diario, è un diario anche molto amaro. È un diario molto amaro che vi invito ad analizzare compiutamente in tutta. La filmografia di questo regista che arriva al benessere e arriva a, a quella che può essere anche una per alcuni insopportabile felicità, ma molti anni dopo il successo, il consenso, la vecchiaia. La vecchiaia ci rende più fragili e quindi abbiamo bisogno di punirci di meno. Quando invece io amo molto il Moretti Giovane, che è come se avesse un cilicio ed è come se. Utilizzasse il cinema in una chiave costante di ehm, autoesaltazione, anche narcisistica, estetica e punizione. Questo fa parte molto della sua psicologia contorta e contraddittoria. E affascinante: eh, di ehm, cineasta legato all'estetica e comunista che deve soffrire e sentirsi in colpa per questa sua esasperata per questo suo esasperato bisogno di compiacere la propria personalità che è, le, che è la dialettica lancinante che lui mette in scena già nella sconfitta, questo cortometraggio pensate del 73 dove Moretti ha vent'anni ed è già in piena autoanalisi, molto saggia, molto compiuta, molto matura dove già appunto è, è già capisce che il problema che riguarderà molti della sua generazione per lui è, è, è centrale. Di tutto questo anche parla Bianca. In un momento in cui lui è in un'Italia completamente diversa, molto più colorata: il film è colorato. Moretti stesso eh, indossa abiti più colorati, eh, il, il film è più sgargiante. Eh, Già, Sognidoro è un film con più comparse, con più soldi, con più mezzi rispetto a, a questa amarezza eh, e a questa magrezza e a queste camicette celestine chiare, rappresentata, era molto buona la, diciamo, la costante, il costante costume di Michele in, uh, in, uh, in Eccebombo, uh, ecco, che è emblematico qui, questa, appunto, questa, questa povertà anche ne, nei costumi di, di Michele. Invece in, uh, in Bianca uh, lui veste Appunto, queste è più sgargiante. Guardate, sembra quasi che si sia tinto anche i capelli, è tutto più forte. Eh, e qua c'è lui con la sacra torte e, e, e Laura Morante invitata a cena. Lei è bianca, appunto, questa sua collega che, che lui adocchia, che disperatamente prova a rimorchiare male perché poi lui non è tanto bravo. E soprattutto, appunto, è un sessofobo, è un sessofobo ed è una. Ed è ha dei grossi problemi con, con la libertà sessuale, appunto, del suo vicino e, e la libertà dei desideri e degli impulsi sessuali. Continua a essere, eh, una, um, continua a essere un uomo che guarda gli altri, ha un rapporto vuoieristico eh, nei confronti della realtà. Ha questa ossessione che poi è buffo perché eh, cercherà ehm, cambiando e invecchiando. e eh, Imborghetosi e cercando invecchiando e quindi più fragile, un, una maggiore, un, un porto sicuro, un porto più tranquillo. Eh, quello che lui guarda in bianca sarà la messa in scena dell'inizio de, de, della stanza del figlio, per esempio, la famiglia perfetta, Quella che, eh, quello che alienerà alcuni eh, che lo incontreranno nella loro vita spettatoriale, eh, dalla stanza del figlio in poi, quindi da, dal 2001 in poi. Un processo di auto ehm, quello sì, di autoesaltazione propagandistica che comincia con caro diario, legato alla sopravvivenza fisica eh, rispetto appunto al cancro che, ehm, che eh, rischia di portarcelo via ehm, all'inizio degli anni 90 e che lui racconta appunto in caro diario. Invece in bianca, ancora siamo in quel terreno della gioventù. E quando sei più forte fisicamente ti attacchi di più. Quindi Moretti, Michela Apicella, è sempre Michele, in questo film, stupendo che è bianca, osserva la felicità degli altri, va alla stazione Termini, eh, racconta di vedere queste madri, di andare davanti agli asili, davanti alle scuole, di fermarsi per vedere queste madri che prendono i, i figli. Eh, è ossessionato da una foto di lui bambino vestito a carnevale tristissimo, è il vero Moretti, una bellissima foto che campeggia nella casa di Michela Picella, ha problemi sessuali eh, e, e soprattutto uccide chiunque dei suoi amici non, ri, non rispecchi una schema e una morale di cui lui è eh, diciamo, creatore e custode, prima di diventare prete da laico. Ancora questa è ancora l'ideologia politica. Infatti, nello sfogo con il commissario di polizia ehm, nel famosissimo sfogo davanti alle scarpe. Abbiamo preso appunto la foto bellissima del momento dello sfogo davanti alle scarpe. Eccolo qua, nel, diciamo nel, nella parte bassa del commissariato dove lui va a eh, consegnarsi alle forze di polizia perché. Eh, Bianca funziona come giallo e tu, eh, Moretti, è molto abile con Sandro Petraglia in sceneggiatura nel eh, portarti a anche un po' a fare il tifo per Michele, a pensare che non sia lui l'assassino, perché Michele comunque è solo, perché Michele è, 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 sembra un perdente dal punto di vista sociale. E, e questa sua lamentela, questo suo lamentarsi, questo suo attaccare gli altri è anche molto buffo e può anche far ridere, può fare anche simpatia. E quindi tu all'interno di Bianca pensi che, non, che possa anche non essere lui l'assassino. E poi insomma, invece, grandissimo, eh, grandissima chiusura con, con il eh, con il consegnarsi e il confessarsi davanti appunto al commissario e questa è la famosissima scena di lui che osserva dalla finestra le scarpe delle persone che passano sì, Moretti ha delle ossessioni che inserisce nei suoi film i dolci eh, le scarpe, i vestiti ma soprattutto appunto il fit maniac, maniac come dirà Jennifer Bills in Caro Diario quando la becca con Alexander Rockwell a via di porta ardiatina e Bianca, e Bianca funziona benissimo anche e solo per questo, eh, siamo a 2 ore e 32. Ah, oh, ma tanto io ho la proiezione stampa del de Bond. Sì, questa è la parte di Moretti che amo di più. Ci starò tantissimo perché non vorrei mai uscire da questi film che sono i più belli della sua filmografia. E, e, que, e questo è il Moretti, e questo è il Moretti unico solo possibile, lo schizzoide. Eh, la frequen il frequente padre Bernardini che fa questo castoro infatti lo fa un po' incazzare a Moretti eh, che usa tutti i termini di, su, riguardo la patologia mentale frequente l'ingigantimento degli oggetti eh, nel malato, nello schizoide, c'è cioè l'ingigantimento della Nutella ovviamente eh, altra scena che entra nell'immaginario collettivo eh, Michele che va in cucina e la Nutella è gigantesca, Moretti surrealista, Moretti che non è affatto un regista da tre camere eh, e cucina, non è affatto un regista mh, socio-realista mh, tristanzuolo e, e ammorbante, è un regista fiammeggiante, è un regista di, anche di guizzi surrealisti come il barattolone di Nutella nella cucina. Come va, come non va, è il film della rinascita, laddove Sognidoro può, può sentire... Eh che bello, che meraviglia, vedi ah, benissimo, e... che bello il signor Euron. Eh, il monologo che il signor Euron ricorda struggente, è appunto il monologo della generazione di Acebombo. Eh, C'erano Ignazio, c'era Maria, c'ero io. Andavamo in Portogallo. Questo monologo di Michele che è completamente solo. È rimasto solo, come molti di loro, rimasero soli. Alcuni morirono anche di overdose. No? C'entra anche Sampa in questo, come sapete benissimo. È l'inizio di Sampa: stupendo, che spiega come l'eroina sia entrata in contatto con, la, con le sconfitte politiche di quella generazione e come abbia portato appunto a, 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 una, a uno sterminio, praticamente. E, ma non è un voler bene, è una presa di coscienza della finalmente per Michele della sua. Della, del suo essere disaltato del, 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 del suo non poter stare in società, infatti, e di questo ne ho parlato a lungo con un altro psicopatico schizzoide al secolo, Luca Guadagnino. Moretti mi viene un colpo. Anni fa, quando ristudio, perché devo fare una lunga intervista con Paul Schrader. Mi viene un colpo. Eh, anni fa, ristudio questo film di Paul Schrader. Che rispetto agli ultimi di Paul Schrader che vengono tante saltati, ciao. Questo sì, e, e mi accorgo di. Che Moretti se l'ha studiato molto bene e che gli ha preso un colpo e che Bianca, questa per esempio, è un'inquadratura che c'è uguale in American Gigolo, e soprattutto di uh, American Gigolo prende un certo interesse per enfatizzare ancora di più in chiave estetica il suo corpo. E qua è Schrader che fa questo passaggio su cui ha terrorizzato molto Schrader, grande ex critico cinematografico, arriva a capire il segno degli anni Ottanta con American Gigolo, che proprio si trova no, nel passaggio e, e da quella certa rudezza. Passiamo per esempio a, già vedete che c'è qualcosa di nove settimane e mezzo, no? le, le tendine, eh, lo spogliarello di Kim Basinger. Passiamo già a un'estetica che il magnifico Richard Gere eh, interpreta benissimo, Giorgio Armani entra nel, um, nella storia del cinema vestendo American Gigolo di Paul Schrader, Moretti vede American Gigolo di Bushrader, Moretti sente, percepisce la potenza cinematografica devastante di questo film che segna un passaggio estetico, dagli anni 70 agli anni 80, e, e prende da American Gigolo per esempio una cosa, non solo la cura estetica per Moretti, per Moretti stesso, per Michele, ma ehm, per delle, prende anche questa inquadratura, che è uguale in America Gicolo, e prende una cosa mh, che ci piace tanto di American Gicolo, eh, come il finale stupendo, che è molto più bello di quello orrido del collezionista di carte, che è uscito in sala pochi, pochi giorni fa, post Venezia, e prende questo fatto stupendo di lei che lo va a scagionare. Lei lo va a scagionare, in America Gicolo lei lo va a scagionare, in Bianca lei lo va a scagionare. Qual è la differenza tra American Gigolo e Bianca? E che, e che Richard Gill è contento che lei sia andata a scagionarlo ed è la chiusa stupenda eh, con quello sguardo. Eh, mentre invece a Michele gli rode culo. Questo per tornare a signor Euron, per dire che c'è sicuramente in lui anche molto più che in Norman Bates una quella che diciamo i criminologi eh, dicono a volte dei serial killer. Michele è un serial killer, eh, mai dimenticarlo. Si vuole far prendere tanto che. Ti ricorderai, signore, Eunon che scrive il biglietto nel bar, va lui dal commissario, ha un rapporto di amore col commissario, va bene? Il commissario che io adoro alla follia sarà Cesare in, in Bianca, e eh sì, buonanotte nella mese finita, e che è il film vicinissimo a Bianca, non solo perché è dell'85, Bianca è dell'84. Ed è Roberto Vezzosi. Roberto Vezzosi è un attore di teatro che compare poco al cinema. Moretti è bravissimo perché va a prendere questi attori a teatro, li rende freschi, li rende energici. Per noi è, è una novità. Lui, appunto, è stupendo, si sia in bianca. Guardate che bello che è il suo commissario Beh, Michele si innamora del commissario. Gli dice: Lei ha le scarpe lise, lei ha dei dolori. Eh, ha sbagliato, si accorge che il commissario ha sbagliato i lacci delle scarpe. Eh, ha una mh, passione per lui e, e, e olt va oltre Dostoevsky. Questo, questo rapporto tra l'assassino e il commissario che lo porterà. E viene, e viene... bellissime le scarpe. del commissario esatto. E il commissario stesso si incuriosisce: alle scarpe di Michela Vicella eh, tra i due. Guarda, che bello che è il loro rapporto, no, quest'uomo sicuramente capisce di che, a che generazione appartiene Michele. E, e Insomma, guardate il gioco attoriale tra Moretti e Vezzosi. Stiamo a dei livelli altissimi. La differenza con l'America in Gicolo è che Laura Morante fa la stessa cosa. Di, eh, fa la stessa cosa di, di Lauren Houghton, e, e, e solo che Michele è il contrario, mentre Richard Gear è. È stupendo, è stupendo io adoro American Gicolo. adoro quell'espressione di Richard Gere che proprio è, è è stupendo gli è voluto bene, hai capito che è stato coinvolto in là. invece Michele si incazza quando Laura Morante e qui, quando Bianca fa la stessa cosa che fa lei in American Gicolo, lo va a scagionare fornendo l'alibi al sospetto, altra cosa che Moretti prende dal grande American Gicolo per Bianca eh, beh, Michele, guardate il, lo sguardo che lancia Bianca, è, è, è durissimo. E mh, qua Rambo, sì, insomma, lui non chiude, anche se fa una chiusa Bressoniana, Schraderiana, Guadagniniana, qua sotto, ci siamo divertiti appunto per, da, da Bresson, da Pickpocket. Ah, ha poi questi finali con i titoli di coda che scorrono sull'immagine, no? anche Bianca, questo poi Guadagnino e Schrader lo esasperano, quindi Schrader l'ha preso da Bresson, Guadagnino l'ha preso da, da Schrader che l'ha preso da Bresson, e poi appunto c'è anche nella, è, in, è stata la mano di Dio anche Paolo Sorrentino, entra nel gruppone per questi finali belli con il titolo di coda che eh, scorre sull'immagine che non è eh, che, che, che continua ad andare. Ok, e che Schrader fa anche nel collezionista di carte. Um, questo è il rapporto tra Michele e le sue piante. Li, litiga, Michele continua a litigare. E, e, ed è violento, violento con le... Quella è una cosa che mi incupì molto da ragazzino quando vidi Bianca. Io Bianca ero ossessionato da piccolo, lo vedevo e lo rivedevo perché mh, butta giù un vaso. No? Se io sto sotto è come quando lui parla con pioggia. Ma io ho capito che tipo è eh, lei, va dal macellaio e prende i pezzi migliori. E che male c'è, ci vado io e prendo i pezzi peggiori. Io, io, io sempre io in confronto a te. Eh, ma se tu butti giù le piante da, da un attimo, eh, se io passo sotto mi prendo in testa Michele è già molto violento. Violento con le piante come ricorda a Cattone. No, eh, Michele se la prende anche co, appunto con le piante e butta il vaso. E se a Cattone e se Francesco passano sotto, prendono il vaso in testa, muoiono. Siamo le ennesime vittime di Michele, che è un assassino. Um, ok, um, Bianca Epocale um, ci vuole proprio tanto coraggio per metterla all'inizio di un film come esempio di, di cinema ad essere noioso. Ma pensate che c'è un regista italiano che l'ha fatto. Si chiama Daniele Misischia. Complimenti. a Daniele, vabbè. E um, ok, era quello che piaceva tanto a Frusciante quei film sugli zombie. E, e andiamo avanti, e passiamo appunto al, al nuovo Moretti che arriva subito dopo Bianca. È una stronzata che la cocaina di fotta il cervello è una stronzata che Moretti fa un film ogni sei anni. Quello dopo, perché nell'85 Ale Bianca Manco, praticamente è passato tanto tempo, ottimi incassi. Eh, sapete chi è un grande stimatore di Bianca? Che mi ha fatto tanto piacere una volta che l'ho intervistato, Richard Curtis, lo sceneggiatore dei Quattro Matrimoni a un funerale. E, e di Notting Hill, va bene, e il regista di Love Actually, ci siamo capiti. Eh, lui, proprio un giorno che lo intervistai, mi disse che lui adorava Bianca di Nanni Moretti, lo vedeva e lo rivedeva, lo vedeva e lo rivedeva e lo trovava un film magnifico. E, e questo per me fu non, non mi sconvolse perché insomma è un capolavoro e, e che un genio del cinema, come Richard Curtis, di un altro tipo di cinema rispetto a Nanni Moretti, lo riconoscesse. Non, non mi stupisce più di tanto perché appunto quando tu sei quando, quando, quando uno è capace di andare oltre i propri pregiudizi eh, come fa Martin Scorsese con la Marvel eh, è possibile ovviamente che ci siano questi incontri eh, apparentemente eh, non scontati ancora Ghille Manzotti in produzione e ancora eh, c'è eh, questa velocità pazzesca 85 esce un nuovo film Uh, ancora è il moralista, ma non si chiama più Michela Picella. C'è uno scambio molto divertente nell nella video-intervista tra Enrico Ghezzi, brutta, uh, tra Enrico Ghezzi e Nanni Moretti, che trovate anche su YouTube, che gli fece mh, alla fine degli anni Ottanta in occasione di Palombella Rossa, e però c'è questo passaggio che è carino di Moretti che dice che secondo lui il Don Giulio della Messa è Finita potrebbe essere ancora Michele, e che in un dibattito, no, il dibattito no, sì il dibattito sì. Che in un dibattito è la battuta di suono autarchico. Che in un dibattito su in cui si trova, lui dice. Moretti dice: Ma alla fine potrebbe essere lo stesso Michela Picella che, che ha cambiato nome, anzi, è diventato prete, si sa che i preti possono cambiare nome. E c'è un borghese eh, al dibattito che lo fredde. Gli dice no, Moretti i frati lo fanno, non lo fanno i preti i frati sì, i, fra i preti no, e Moretti rimane così, e lo racconta Ghezzi che è una cosa molto divertente di quella video intervista di, di, di quel passaggio. Questo per dire che eh, la messa è finita, arriva nel 1985, e Bianca è un successo pazzesco, eh, è, come si dice, forse, fa forse farebbe arrabbiare Michele in Palomella Rossa, è un successo di pubblico e critica, e, e come, come cliché, e la Messa è finita. Altro film del momento d'oro. Film perfetto, magnifico. peraltro l'altro, non, non smettiamo mai di ricordare quanto siano. I corti i film di Nanni Moretti. La Messa è finita è un film di 90 minuti, Paon Bella Rossa 83. E, beh, insomma, lo stesso Bianca eh, è un film breve. Moretti, Moretti molto spesso lavora sui 90, 95, 100. E, e questo è molto interessante. Arriviamo alla messa è finita. Questa è l'immagine bellissima di Don Giulio che arriva incazzato nero per andare a parlare con l'ex fidanzato della sorella, che lo, cerca di convincerlo di, a tornare con lei. La messa è finita uh, De Bernardini si fa una cosa prodigiosa di collegamento tra come era stato bellissimo il collegamento tra Sogni d'oro, la dimensione infernale rappresentata dall'alcol e dalle fiamme. Della, di, del disinfettare il bagno del nuovo appartamento all'inizio di Bianca di cui prende possesso Michela Vicella che andrà ad insegnare matematica male a Moretti pessimo studente, eh, ricordiamocelo sempre. E quindi senso di colpa nei confronti di, del padre e della madre che sono docenti, uno docente universitario, l'altro docente um, al liceo, insegnata al liceo a Moretti pessimo studente da, da ragazzino, all'università, ciao, infatti, non può fare il centro sperimentale e. Eh, grandissimo successo per Bianca, e immediatamente arriva la possibilità di fare un film di nuovo con Achille Manzotti. Squadra che vince non si cambia il produttore che nessuno si sarebbe aspettato che potesse lavorare con, eh, con Moretti, il produttore de, del cinema Comicone Becerone Italiano Nazionale Popolare. È il produttore di Nanni Moretti. Eh, ma che meraviglia, questa è una delle cose della filmografia di Moretti che io amo, che io amo di più. E ehm, sì, questa è la, la videointervista allucinante, orribile, eh, che però eh, tra mh, silenzi imbarazzanti e mezze parole e banalità sconcertanti conserva qualche chicchetta e eh, tra cui questo questa chicca mh, di Don Giulio il, il 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 borghese che lo la reprimenda del borghese al dibattito con Moretti che dice potrebbe essere Avicella, prova a lo spiritoso, potrebbe essere la Vicella che ha cambiato nome. No, non se fa, i frati lo fanno, Moretti, i preti no. E mh, qua Vincent Vincent 80 sta ricordando appunto quel momento, la trovate su YouTube chi vuole, è lunga un'ora e Crepenzi di Shining no, no, non mi piace. Non mi piace, Coghezzi, co che è l'autore del castoro su Stanley Kubrick. E vabbè, e fantastico! fantastico andate, andatevela tutti a vedere e abbracciamo e baciamo. Comunque sia l'unico e solo di Coghezzi, e, e anche ovviamente il grande Ranni Moretti. Eh, protagonisti indiscussi di un momento tra i più lancinanti e mh, a disagio e utili però no? Pensate un po' alla tv che poteva essere un tempo e, mh, Sergio ricorda appunto ecco, que, bravo Sergio allora è Michele è Michele in abito religioso è Michele in tonaca è sempre Michele che cerca di spacciarsi aspettate E cerca di fare il prete ma è sempre quello là mm, bellissimo il collegamento che de Bernardinis crea nel castoro tra la fine di bianca e l'inizio della messa è finita mm, Michele Moretti è in carcere lui sostiene il paese lui, allora è la storia di un prete che torna a Roma gran casino casino con la famiglia casino con gli amici eh, alcuni amici sono terroristi Vincenzo Salemme che era stato già Vincenzo Salemme che sarà il protagonista del primo rantolo contro Moretti il primo rantolo contro Moretti, le vendette che Moretti deve subire, è giusto che subisca dopo che le ha, ha create lui, negli anni 70, è, è interessantissimo che sia Vincenzo Salemme il primo che dice, ma che siamo in un film di Nanni Moretti, in ex di Fausto Brizzi 2009, è lui il primo che fa l'attacco, cioè noi dobbiamo registrare questo primo attacco in un film di Brizzi con Salemme. Salemme è stupendo, in, nella messa è finita, è un Salemme, attore drammatico che non si apre con i suoi bei denti separati, o non esagerato, non è il salemme dei suoi film da regista, è un salemme tutto compresso, bellissimo, graficamente bellissimo. I due erano amici, se volevano bene, sarebbe interessantissimo. Avremo Michele Placido che ci parlerà dei Moretti, avremo a Salem. Hanno tutti paura di parlare di Moretti, perché appunto ovviamente l'uomo eh, incute anche timore e chissà perché. E in realtà... Salem è stupendo nella messa è finita. Fa un, un amico di Don Giulio che è, è l'unico che ha fatto il terrorista. E peraltro per i morettiani più raffinati che vogliono entrare nella faccenda, si parla tanto di un giornale. Noi facciamo un giornale, facevamo un giornale e in Palonbella Rossa si vedrà appunto il giovane Moretti nei ricordi di Michela Picella. Uh, quindi un giovane apicella, portare un giornale, un giornale nelle periferie, andare lì a... C'è mamma, c'è papà, vergognarsi di fronte ai bambini, l'innocenza, l'impegno politico è una colpa, uh, sto traviando l'infanzia, è una violenza, c'è tutto in quella scena. Pensate anche che quello è un corto del 73, quando lui aveva vent'anni, sempre la sconfitta, che lui inserisce in modo geniale dentro Tom Bellarossi. Eh, ebbene mh, è la storia di un prete che torna dal paese. In realtà il paese è ventotene, è in isola eh, si vede Santo Stefano. Quindi il carcere, no? quindi è un ambiente carcerario de Bernardini, se è bravissimo. Grande Flavio a livello critico a creare questa associazione tra quest'inizio della messa e finita in cui è sbarbato, è, è quasi in una situazione di cattività o di confino, sembra un intellettuale antifascista che è stato messo al confino, venivano messi al confino, venivano messi in queste isole, no? Gli oppositori del regime fascista. Carlo lucarelli ci ha scritto un grandissimo libro. Ehm, c'è tutta questo, c'è tutto questo, però è grande cinema, e Moretti, c'è tutto questo senza che sia spiattellato, c'è tutto questo che è suggerito De Bernardinis fa il salto critico e dice questo è Michela Picella che è andata in galera in bianca e in questo nuovo film, all'inizio, sta per uscire di galera. Eh, nuotare l'acqua, eh, purificarsi, prima grande nuotata. Il prossimo film sarà sul nuoto, Palombella Rossa e, e i pipponi continuano, ma continua a esserci questa costante relazione tra un film e l'altro. In questo caso... Eh, perché no? Perché non immaginare la purificazione di Michele? Perché non immaginare l'espiazione? Ma, ma l'espiazione attraverso prima il carcere e poi il passaggio alla, alla fede. D'altronde, se ci troviamo soli... Eh, dov'è il, il commento bellissimo che citava tutta la... Se, se siamo soli a livello politico e siamo finiti a uccidere... I nostri amici che, che, non, che, non sono monogami, che non sono monogami, quindi è già prete, è già prete, già, aderisce già alla, alla, alla monogamia, alla, alla, alla regola della monogamia, però appunto non ti puoi nemmeno confessare, non ti confessi più, io ti uccido. Questo è Bianca. Dopo tutto questo, dopo essere andato in galera, divento prete. Eh, esatto, esatto. Guarda quanto è interessante immaginare poi. No, tu già ti stai portando al film successivo. E quindi, eh, perché appunto Michela Picella tornerà a Michele, per è l'ultimo Michele, quello di Palombella Rossa, e sarà appunto un, deputa un deputato preso in giro da tutti, sconfitto dalla storia, torna alla sconfitta. Torna alla sconfitta. Ma eh, ci purifichiamo, diventiamo preti. Stiamo nel paese, siamo felici nel paese. Eh, lui è integrato nella comunità. Gli vogliono bene, però prende la barchetta. Avete visto che carini che sono quando lo salutano, lui, lui non lo vuole più lasciare, si gira sempre, no? Non è vero che Moretti è antipatico o, o crea il cinema dell'antipatia. I, 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 I film di Moretti sono pieni invece di ricerca d'affetto e a volte anche di, eh, di, 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 di ottenimento dell'affetto. Quindi è chiaro che Don Giulio. È molto amato nella sua, dalla sua comunità. Il paese di cui parla sempre, perché è senza connotazioni precise geografiche, il paese in realtà è quest'isola da cui lui va via, arriva a Roma, sta al Gianicolo, osserva Roma. Arriva a Roma: Roma è un gran casino. Roma è un gran casino per la famiglia. Roma è, è, Roma è, Roma è un luogo di, di persone che si sono, se vogliamo continuare a pensare che lui sia Michele Picella, come io penso che sia, diventato prete, perché poi come ricordava giustamente Sergio, eh, ecco, è questo il momento di Michela Picella, no? questi, questi, questi scatti di violenza che, Sergio, non a caso, Don Giulio tira fuori, soprattutto verso la fine del film, quando il suo malessere sta venendo sempre di più fuori, continua a essere di nuovo il, una, uh, un malessere psicologico, quello che, um, quello che eh, fa uscire fuori dai, dalla, dalla, dal normale atteggiamento di un prete che viene trattato da tutti come colui che deve dare conforto. È molto interessante l'intuizione di Moretti. Infatti, tu sei un prete, tu sei un prete, tu devi farlo, tu sei un prete, e, ma, questo, ma questo giovane uomo eh, sta male. Non dimentichiamoci mai che Moretti è appena trentenne in questo momento della sua vita. E sbarbato, sembra un ragazzino con questa orecchia sventola è molto, è molto bello il passaggio fisico da Bianca a, alla messa e finita eh, tanto che eh, torna in famiglia grandi casini, la sorella che vuole abortire, eh, il padre che tradisce la madre per una donna più giovane, si sì, va con le donne più giovani, non è possibile vergognati, io, lei con me non ha lei con me ha ufficialmente chiuso quello che lui dice allo psicanalista di Bianca interpretato da suo padre Luigi Moretti quando eh, lo psicanalista di Bianca prova a giustificare eh, i comportamenti di Siro Siri, questo vicino crapulone licenzioso che per Michele è troppo crapulone è troppo licenzioso è troppo libertino e invece appunto qua questo Moretti sbarbato eh, che è anche in questo bellissimo manifesto, questa è una scena molto bella, girata all'Arena Nuovo Sacre, prima che lui la, la acquisti come cinema, adesso è suo, e questo è il suo amico gay, interpretato dal grande Dario Cantarelli che è un attore feticcio di Moretti. Che nel In Sogni d'oro è, è l'unico e solo camaleonte. L'uomo che a tutti i dibattiti attacca, attacca Nanni Moretti. Ci siamo divertiti come dei pazzi con Gabriele Albanesi che faceva un po' il camaleonte nei dibattiti di Moretti. Abbiamo fatto una twitchata epocale con Albanesi. Che era. Questo ragazzino molto morettiano che attaccava violentemente Moretti nei dibattiti, quindi vedete che Moretti trova dei demoni che sono se stesso giovane, in quel caso Gabriele, Gabriele, divertentissimo regista horror che attaccava Moretti ai dibattiti, io c'ero. E in questa scena molto bella, eh, eh, Dario Cantarelli che Gianni viene inseguito da questi due omofobi che lo vogliono ammazzare col coltello perché odiano i gay. Hanno visto che in un cinema stava eh, facendo cose per loro oh, orribili, eh, Don Giulio prova a difendere Gianni, l'ennesimo suo amico probabilmente di lotte politiche, l'ennesimo suo amico degli anni 70 e, e c'è questa scena che è anche un po' comica perché c'è la passione di Don Giulio per la cioccolata, eccola lì che è Michele, i dolci, la cioccolata, eh, va con dei bambini in una, in una fabbrica di cioccolato per citare Roald Dahl. E questa è un'immagine anche molto bella. Don Giulio celebra messa all'inizio in questa chiesa di periferia senza nessuno. I chierichetti mi piacciono molto. I chierichetti sono due bimbi. Moretti perderà il contatto con, con i bimbi. Il suo cinema degli anni dopo spesso sarà un cinema di ragazzini che recitano male e che hanno facce e che sono un po' fastidiosi. Mentre invece i due ragazzini della messa è finita, io li adoro. Quali vedete di spalle? Sono anche un po' in combutta tra loro, sono, un po', sono molto carini da vedere insieme loro tre. A un certo punto, Don Giulio gli chiederà una mano perché non riesce neanche a mettersi bene l'abito. E questi due bambini, molto autonomi, come direbbe Michele di confronti del bambino, quello fighissimo che parla francese che mena la gente. Questi due ragazzini sono stupendi nella messa è finita, e i tre fanno un po' una famiglia e, e, e la messa è finita è una cosa eccezionale. Anche questo è un film perfetto, cioè scorre che è una meraviglia. Um, una scena dopo l'altra lo cominci a vedere e, e lo finisci di vedere così, la musica leggera, le allucinazioni. Michele ha allucinazioni, certo, perché è Michele Don Giulio, quindi Don Giulio ha allucinazioni come Michele, sì, molto spesso. Legata alla musica leggera. Spesso lui usa la musica leggera non cantandola in macchina come faranno i film successivi, ma come fuga. E quando la sorella gli dice che vuole abortire, lui mette l'orena alla bertessa, è bellissima. Poi fa una cosa molto sofisticata: Moretti fa vedere che abbassa il volume. E la sorella continua a parlargli dicendo che vuole abortire e il volume si rialza senza che Moretti lo rialzi. E quindi Moretti grammaticamente grammaticalmente molto preciso nel farci capire che non è più lui con la manovella ad alzare la musica ma è nella testa di Don Giulio che la musica va a tutto volume comincia questo malessere del prete ma tu non puoi stare male tu sei un prete tu sei sicuro tu sei un prete tu sei protetto tu sei un prete tu sei tranquillo tu sei un prete nonostante non abbia mai come in un film di Schrader dei possibili tentennamenti nella fede, Don Giulio è scosso da tutto, tutto il malessere che, che, che gravita attorno a sé e questa cosa non riesce a. lo ferisce profondamente e lo debilita. Va a parlare con un altro prete, come in, nella stanza del figlio, lo psicanalista andrà a parlare con un altro psicanalista, come si deve fare, come sapete che fanno continuamente gli psicanalisti: vanno in analisi, cioè vanno in, parlano e vanno in psicanalisi da altri colleghi psicanalisti, lui va da un altro prete. A un certo punto è una scena bellissima e, e quest'altro prete gli dice eh, che, che è interpretato da Pietro De Vico, un grande attore, e gli dice: Ma c'è un posto, forse la Patagonia, la terra del fuoco, dove, dove io vengo da lì, dove... dando a Don Giulio la possibilità di togliersi da questa Roma. Insopportabile e, 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 piena di, e piena di dolore, il malessere del prete. Torniamo a Bresson, poi Schrader, ovviamente, o Bergman con luci d'inverno. Ma in questo caso, non è mai una, un tentennamento, in un certo senso? E qua torniamo ancora. E qua giuro, chiudo: eh, è un tentennamento di, di natura laica, cioè è come se Don Giulio tornasse. Michele, in fondo, lo fanno tornare figlio, la famiglia, le dinamiche familiari, e lo fanno tornare comunista. Gli amici, chi è in depressione? Salemme che ha un processo, è un terrorista. Salemme gli dice: Ma quelle cose che voi dicevate, ma perché io sono l'unico che ha premuto il grilletto e voi no? Momenti lancinanti, terribili, Salemme è bravissimo. E, e Don Giulio che prende tutto, prende tutto, prende, prende, prende. È un Moretti molto in ascolto, mai stato così in ascolto fino a questo momento. Quindi. È sicuramente a, 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 non solo ascolta le, le confessioni ma ascolta anche le accuse soprattutto di, di, di questo suo amico che che gli dice eh, sostanzialmente di essere stato innescato da lui c'è cioè questa costante accusa di essere stato eh, spinto da lui eh, Beh, Insomma è un po' tardino, sono le 19.10, siamo arrivati a tre ore e siamo arrivati solamente alla messa è finita, che vince l'Orso d'Argento a Berlino e, e il, che no è in ex di Fausto Brizzi, il primo attacco a Moretti è siamo, quello è te lo meriti Nanni Moretti, te lo meriti Nanni Moretti e nessuno mi può giudicare. Ma sembra che siamo in un film di Nanni Moretti, lo dice Salemme in ex di Fausto Brizzi, che è due anni prima rispetto a nessuno li può giudicare. Ultimo attacco al cinema di Moretti, Improvvito, eh, il mostro della cripta di Daniele Misischi, eh, dove si attacca a Bianca. Eh, stiamo solamente a tre ore ehm, di monografia di, su, su Moretti e non siamo arrivati ma questa è la parte che non mi interessa mi interessa pochissimo abbiamo spavato un film estremamente debole è quello che piace ai nuovi morettiani i nuovi morettiani sono questa, um, questo gruppone dei de nuovi cinefili che lo becca in un momento piuttosto mediocre della sua filmografia e che invece non è ancora quello de, um, di questo momento magico che stiamo vivendo e che sta vivendo soprattutto lui che gli anni 80 che si chiudono con Palombella Rossa, che è un grande film sportivo. Ehm, ci sono i dribbling, ci sono le palombelle, ci sono gli slow mo, ci sono le traverse che vengono rotte. C'è come In Fuga per la Vittoria <coughs> il gesto dello sportivo: c'è come In Fuga per la Vittoria con eh, Ardiles che fa quelle cose, con Pelé che fa la rovesciata. C'è Imre Budavari che, per gli appassionati di pallanuoto. Io non sono una passione di pallanuoto, però c'è un gol che segna Imre Budavari, che è un vero giocatore di pallanuoto, è bellissimo. Quindi a tutti gli effetti, Valon Rossa è anche un film sportivo, e però è mh, questo, ancora questa ennesima mh, follia morettiana. che non, mh, Come può essere definito se non come un grande film di Nanni Moretti, ancora con il personaggio di Michela Picella, che, eh, che, che si trova a. Mh, a cantare in macchina a battiato, a fare le linguacce a dei bambini, poi va a sbattere, perde la memoria, non si ricorda più chi è, viene caricato, anche qui studiate i primi cinque minuti di Palombella Rossa. Guardate il montaggio, guardate come raccorda le scene, guardate la magia di un film che collega macchina, eh, solitudine di un uomo, però solitudine mh, allegra, can canzone di battiato, scherzo con i bimbi, linguaggio con i bimbi, bimbi stanno in un'altra macchina, rapporto ancora tra Moretti e l'infanzia, di eh, comunque ehm, gioco, anche antagonismo, in questo caso scherzoso. Eh, è Moretti e bimbo, no? Ovviamente Michele è bambino, Michele è bambino che odia i bambini. Nella messa è finita, come ricordava Sergio, non solo ci sono due o tre scleri tipici di Michele Picella, ma c'è il conflitto col, col, col figlio del prete spretato, che lui odia. Eh, io, prendo il, io prendo il posto tuo, come tu prendi il posto mio? Io adesso gioco alle macchinine per tutto il pomeriggio perché io ho costruito la pista e il bambino che gli tira la palla in, uh, ovviamente in, uh, in eccebombo al mare, mentre lui sta con Flaminia e sta cercando di parlare seriamente, tum, tum, la palla gli arriva addosso tre volte, poi Michela Picella al mare una cosa mi faceva impazzire quando ero giovane e analizzavo il cinema di Moretti. Michela Picella va al mare con un coltello, con un coltellaccio di Dario Argento. Dari Argento, l'assassino, ovviamente. Perché Perché prende il coltello gli è... e buca il pallone. E buca il pallone del bambino. Un pallone da palla a nuoto. Così una... si può fare un'altra connessione in chiave psicoanalitica. E... C'è un bambino con la palla rossa. Eh, eh, occhio a, tutte, a tutto il bambino che viene di nuovo citato anche da eh, Flavio de Bernardinis partendo da Freud eh, con l'allontanamento e, e il riprendere il gomitolo di lana eh, di un passaggio epocale di Freud che poi Moretti cita addirittura in sogni d'oro letteralmente la scena che non farà mai che tatti sanguinetti continuamente gli dice che deve girare in sogni d'oro che Michele non, non riesce a girare mai e il bambino con la palla rossa, alla fine di, di, della messa è finita, si aggira in mezzo a questa scena idilliaca di canzone di Lauzi, tutti che ballano. Ma è un'allucinazione. È chiaro che Don Giulio sta impazzendo: non è impazzito nemmeno con la Terra del Fuoco, non è impazzito nemmeno con il vento che rende matti. È impazzito anche prima di andare sulla, nella Terra del Fuoco perché sta vedendo qualcosa che non c'è, sta vedendo tutti che ballano armoniosamente. Altra ossessione di Moretti il ballo che c'è anche in Eccebombo, Goffredo dice a Michele è molto felliniano con la sua voce nasale, e questo continuo a vedere la gente che balla, la bellezza del ballo, lui che vorrebbe ballare in calo diario, lui che, che balla, e questo ballo che arriva anche in tre piani, no? questa Roma che balla, eh, Eleonora Danco in radio riconoscibile, lei sarà una paziente in, nella stanza del figlio, che dice che a Roma... Uh, c'è questo ballo che va in giro questa milonga che va in giro per le strade e, e voilà uh, ma noi dobbiamo andare avanti il ballo anche in tre piani tu sei freschissimo di visione e, e lo trovi sul replay a Twitch Tom uh, uh, Okay, sì, stanno comunicando l'Ignazio e Twitch Tom sempre per lo scazzo tra Moretti e Monicelli moderato da Arbasino l'ossessione per il ballo eh... ma che era, quella che era un'allucinazione nella messa e finita diventa propriamente una la realtà già di questo deputato del partito comunista che pare che abbia fatto qualcosa di, di epocale a un dibattito televisivo e, però perde la memoria e questo è tutto palombella rossa perde la memoria, poi lo caricano, bisogna andare a giocare Silvio Orlando era un comico oggi voi lo vedete e lo date per scontato ma Silvio Orlando era un comico eh, anche piuttosto bravo eh, che aveva fatto qualche piccolo film eh, aveva fatto una trasmissione bellissima su Mediaset di in comicità intitolata Emilio dove c'erano anche Zuzzurro e Gaspare, mi piaceva tanto Emilio, da adolescente, c'era Teo Teocoli, c'era Giannina Facio, prima di fidanzarsi con Ridley Scott, Ridley Scott che abbiamo citato in questa monografia, tuttora stanno insieme, Gianni Gnocchi, ragazzino, e c'era questo napoletano, fantastico, ecco, ci vuole un grande regista per creare il Silvio Orlando Cinema e non datelo per scontato perché non, non esiste mai nulla di scontato. E prima di avere il ruolo dell'allenatore in Palombella Rossa, eh, Silvio Orlando non ha mai fatto un film da in un ruolo quasi drammatico anche se è drammaticamente divertente questo allenatore che parla parla questa ricerca degli schemi gli schemi che non esistono la sconfitta andare a giocare andare a giocare in trasferta il deputato comunista è anche un ottimo giocatore di pallanuoto, qua torniamo al film sportivo Moretti eccelle Moretti preparato e Moretti che dice porco insieme ad Asi Argento si, 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 ci si diverte a dire che Moretti è profeta profeta anche del me too perché, eh, perché anche Asi Argento dice porco Guardando non a Harvey Weinstein, vedete Asia qua piccolina, attrice in Pambella Rossa, ma lo dice a Rod Steiger che dice: E eh, eh, non se fa, eh, eh, tu mia cara sei da letto, va bene? E eh, eh, non eh, nel dottor Zivago e loro dicono: Porco perché? perché il dottor Zivago viene visto. È un film molto complesso, Palombella Rossa, su tantissimi piani. Allora c'è lui che ricorda, comincia a ricordare chi è, ricorda la sua infanzia costruita da Moretti, ricorda la sua giovinezza e ricostruita attraverso un cortometraggio intitolato La sconfitta, che è del 73. Eh, poi c'è il dottor Zivago che viene trasmesso in una tv, eh, in questa piscina che la vedevo l'altro giorno sul Rai 1, il servizio che adesso praticamente l'hanno... L'hanno mezza sventrata e abbandonata a se stessa. Sono le Terme di Acireale, questo posto bellissimo che lui trasforma in set. Questo è Imre Budavari, Marca Budavari, Marca Budavari, Marca Budavari. Qua il cine, qua, i Mamiani, quando facemmo il Cineforum col dibattito, il primo film che mi invitarono a commentare i ragazzacci del liceo Mamiani eh, fu proprio Palombella Rossa Perché? perché loro, che erano tutti figli di queste famiglie di sinistra. Eh, romane, di boomer questo mi interessò moltissimo erano diciamo mh, era già una generazione che non capiva di ragazzini, proprio è accaduto due anni fa questo con Jacopo Giovannetti andavamo a, a fare i cineforum mi divertivo come un pazzo mi io mi divertivo soprattutto a vedere come vedevano questi film loro e c'era questa generazione Z che, che, che era ossessionata da, da, da quanto fossero ossessionati i loro genitori nei confronti di Palombella Rossa e mi chiedevano a me perché e allora io, là che si fa, si fa la cosa più semplice del mondo, rivediamoci Rivediamo, questo film tutti insieme e poi parliamone dopo, cerchiamo di capire perché. E, e fu molto bello quel pomeriggio al Mamiani eh, dentro di nuovo Palombella Rossa, che è un film sempre molto interessante da analizzare. Moretti, Mattatore, torna Michela Picella, molto divertente, violento ma anche sempre più stanco, forse muore, forse no alla fine. E, e con questo si chiude diciamo, un momento ehm, chiave della filmografia di Moretti, che ha portato via solamente 3 ore e 12 di questa monografia ehm, che fra poco si interromperà, Monca, eh, e vuol dire che la finiremo un'altra volta o forse mai, perché questa è la parte di filmografia morettiana che io amo di più. E, le parole sono importanti l'attacco a Mariella Valentini. Mariella Valentini era già entrata e si andava a confessare irritando eh, don Giulio nella messa è finita perché sesso, sesso si parla solo di sesso. E don Giulio si chiede, giustamente, molto interessante il quesito che ha don Giulio sul malessere che avete sé: ma è perché solo il sesso? Perché solo il sesso lo trova riduttivo, non capisce. Bello, bello, devo dire rivedete La Messa è Finita recuperate La Messa è Finita perché è veramente uno dei film più belli di questa parte stupenda del cinema di, del cinema di Moretti che abbiamo concluso che è da Io sono autarchico 76 e c'è Bombo 78 Sognitore 81, Bianco 84 La Messa è Finita 85 quattro anni dopo arriva questa bomba micidiale che è Palombella Rossa che è un colossal c'è sta il pubblico, c'è Bruce Prinstein c'è sta Nicori c'è sta Raoul Ruiz, grande regista surrealista che viene a fare un cameo ci stanno tutti i suoi attori feticci. C'è Fabio Traversa che torna dal passato. Fabio Traversa era il regista cattivo di Sono Tarchi, era Mirko Quindi c'è Bombo, c'è Asi Argento, Piccolina. Quindi ci sono tantissimi tantissime cose bellissime. E c'è Mario Sesti che fa come grande critico che partecipa come attore. Ma eh, io direi che noi ci saluteremo. Fra poco, eh, perché Sergio a Jennifer Bills direi che non ci arriviamo. E sono contento perché, diciamo, eh, sono stato sconfitto da me stesso. Questa è una cosa che piacerebbe a, al Maestro Chezzi, perché non, mi ha, non pensavo che in tre ore e 14. Mm, si potesse arrivare uh, così diciamo solamente a Pavon Bella Rossa, che poi non ho detto niente. Di Ponto Bella Rossa c'è tanto da dire. C'è il padre, poco prima di morire, Luigi Moretti morirà nel 91 sulla signora Picella, lui ci farà il film nel 2015, muore nel 2010 mentre lui sta facendo a Bemus Papam". Il papà invece muore nel 91, e, e fa il sindacalista ehm, in questo film. E ancora il papà professore di epigrafia greca che fa il grande attore, guardate, ardimentoso sto sindacalista, c'è un sacco di cose da dire. Poi ci sono due stranissimi personaggi che sono due grandi attori di teatro, non teatro off, però teatro, comunque Luca Ronconi che Moretti prende e li, porta, e li fa diventare grandissimo cinema, che è un'altra cosa incredibile che Moretti fa spesso e volentieri e che non fanno, tanti registi e quindi e quindi eh, e quindi, eh, sono Alfonso Sant'Agata e Claudio Morganti poi Claudio Morganti l'avrei rivisto fantastico no Alfonso Sant'Agata l'avrei rivisto fantastico nella città ideale di Luigi Logascio um... <ride> Su questa provocazione ci lasciamo eh, e vi lascio a Flavio Bernardinis, avendo toccato un iceberg, figura molto legata alla psicanalisi, parte una parte che c'è e una parte che non c'è e che a volte ci fa affondare se siamo sul Titanic e che è molto forse più grande di quella che vediamo. E non sarebbe epico avere Moretti per interpretare il nemico proprietario di aziende di Rank Xerox in un ipotetico film o serie TV? E non doveva essere Botero nel Portaborse questa è una parte di filmografia attoriale, Renato Carpentieri ebbe un malore fisico e Luchetti, vatti a rivedere il passaggio della video-intervista con Luchetti quando mi piacerebbe tanto tornare a farlo, gli imprigionavo questi miei, queste mie ossessioni nella mia cucinina ci parlavo per tanto tempo, è bella la video con Luchetti, si parla tanto di Nanni Moretti ovviamente. E la prima reazione di Moretti, produttore del, del porta è io non posso fare Botero, sono troppo bello, sono troppo buono, sono troppo di sinistra, sono troppo amato, sono troppo sex symbol, sono troppo e stupendo. Perché è molto effettivamente, se ci pensi è molto centrata dal punto di vista cinematografico. Come, come prima cosa da dire: perché Botero è il nemico, e, e invece poi si intestardiscono anche perché sono disperati, non hanno l'attore che deve fare Botero e Succede quello che succede e vince il suo primo David, poi ne vincerà tantissimi anche per dei film non eccezionali diretti da lui. Quando invece faceva i film eccezionali, i David non se lo filavano e gli danno il primo David, che buffa che è la vita, come attore protagonista di un film diretto da Daniele Luchetti. Buona serata, Renata. Quindi, boh, no, mi sembra un po' eccessiva, un po' vertiginoso. Sto passaggio a Franks, Herox ha fatto l'attore per Caos Calmo in una delle scene di sesso più brutte della storia del cinema mondiale. E glielo do a Manfredi l'abbiamo ricordato. L'abbiamo <ride> ricordato io, piccolino, C avevo tipo 15 anni che vedevo sto David orribile con questi che tutti si guardavano male. Sta tensione, così ok. una oh, sigaretta, no, un palcetto al centro del fotogramma ok basta eh, spazio all'unico e solo Flavio de Bernardinis. abbiamo finito abbiamo fatto la monografia di Moretti arrivando solo alla parte alla fine della parte più bella eh, e questo in chiave psicanalitica vorrà di qualcosa che questo qui si è sabotato da solo e in 3 ore e 18 eh, non sono andato oltre Palombella Rossa perché per me il grande cinema di Ranni Moretti è da io sono autarchico a Pavon Bella Rossa ed è un cinema immenso, gigantesco. E parleremo degli altri piano piano in corso d'opera. Non te ne andare, Sergio, perché c'è uh, Flavio che viene e dice delle cose molto belle anche su tre piani. Chiudiamo questa monografia incompleta, ignobile su Nanni Moretti con Flavio De Bernardini, l'autore del Castoro Cinema, su Nanni Moretti con tanti aggiornamenti fino al Caimano, eh, che è un grande piacere leggere, e, e adesso godetevi Flavio, che ci ha mandato questo video, e che oggi non poteva venire in diretta con noi, meno male, eh, se no si vergognava di aver accettato, eh, oggi era a fare gli esami al centro sperimentale di cinematografia per far entrare o bocciare quelli che stanno a fare gli esami al centro sperimentale di cinematografia, che Moretti non fece, perché? Perché era una capra, come direbbe Vittorio Sgarbi, e manco c'era la laurea, non poteva andare al Centro Sperimentale di Cinematografia. All'epoca serviva la laurea. Eh, eccolo qua, Flavio De Bernardinis, al posto mio, che ci dice delle cose su Moretti. E fino a tre piani sentite il discorso di Flavio. Abbiamo citato Flavio per le sue cose bellissime, per i suoi collegamenti stupendi tra i finali dei film e gli inizi dei film. E, e poi ci troveremo tutti insieme per. La parte più moscia della filmografia di Moretti, da caro diario a Treppiani, ma io penso che Treppiani segnerà un nuovo inizio e anche Flavio è d'accordo su questo. Caro Francesco, eh, grazie delle citazioni, dei commenti tratti dal mio Castoro, dal mio libro su Nanni Moretti. È un libro che io ho scritto nell'anno 1987, quindi è, un po', è stato l'inizio di tutto, insomma è un po' la mia vita, quindi Moretti è un autore che rappresenta in parallelo anche il mio, il mio percorso nel, negli studi, nella passione, nell'amore per il cinema, non solo lui chiaramente, però insomma, il primo libro non si scorda mai. E... Che cos'è che non avete detto? Avete detto tutto. Eh, per quanto mi riguarda posso sottolineare ancora una volta il carattere della vita artistica di Moretti che segue in parallelo la vita artistica della nazione, la vita sociale della nazione, la vita politica della nazione. Questo mi sembra, mi sembra il carattere più evidente, più semplice, più forte, insomma, dai cortometraggi, dai primi cortometraggi in Superotto, la sconfitta, la crisi della cultura di sinistra, eh, parlamentare, extraparlamentare, io sono un autarchico, la crisi del, della ricerca artistica d'avanguardia, no? la satira sul teatro d'avanguardia. E C'è Bombo la crisi di... Della cultura eh, giovanile, le, la crisi delle radio libere, eh, anche nel momento in cui le radio libere, le libere erano al top, e via via, Sogni d'Oro, il suo otto e mezzo eh, parafelliniano, eh, fino a Palombella Rossa, la crisi del partito comunista italiano che si apprestava a diventare PDS, Partito Democratico della Sinistra, fino a Berlusconi, fino al Caimano. Il mio libro con tutti i vari aggiornamenti si ferma, si ferma proprio al Caimano. Eh, Berlusconi è un evento traumatico per Moretti perché è, come scrivo nel libro, il, il cavaliere telecratico contro il principe autarchico, cioè Berlusconi e Moretti sono le due facce della stessa Italia, non perché Berlusconi e Moretti siano l'uno la fotocopia dell'altro. Ma sono due forme eh, di cultura dell'ego, eh, ovviamente contraddittoria e, e, e paradossale quella di Berlusconi, eh, artisticamente feconda e, e, per, e per molti aspetti condivisibile quella, quella di Moretti. Poi eh, la stanza del figlio è il film eh, per cui si decide che non si può più parlare di politica direttamente. Quando Moretti farà un'eccezione con Santiago Italia, secondo me sarà una felicissima eccezione. Nella stanza del figlio bisogna andare a scavare nell'anima del buon borghese, della borghesia italiana. Siamo ad Ancona, non siamo più a Roma. Eh, la famiglia del protagonista, Giovanni Sermonti, è una famiglia felice. Finalmente c'è Laura Morante, marito e moglie. Eh, lei lavora nell'editoria, insomma lui fa lo psicanalista quindi sono tutti lavori intellettualmente fecondi, socialmente utili. E poi che cosa accade? Accade questo trauma, che è il trauma per cui, come hanno scritto anche, come scrissero anche i Cahiers du Cinéma, il, il protagonista forse desidera la morte del figlio. Il trauma, no? Tant'è vero che in tre piani, in tre piani, eh, abemus Pabam eh, il Caimano e Mia Madre sono film eh, inferiori, secondo me, alla, alla media artistica di Moretti. In Treppiani, che invece è un film che se non altro eh, rimette in gioco, si rimette in gioco e cerca di eh, mettere in gioco eh, le contraddizioni della nuova Italia, non a caso il figlio del protagonista si chiama Andrea, così come Andrea si chiamava il figlio del protagonista nella stanza del figlio. E quindi è ancora un'elaborazione un sul dolore, ed è un'elaborazione su un'Italia un che appunto si è rinchiusa nel, nel torpore, come dicono anche le frasi di lancio del film stesso, e un'Italia dove la politica non esiste più, eh, e Moretti stesso eh, appare nel film come un corpo estraneo, cioè appare come. Qualcuno che ne recita e ne vive, oppure vive come recita, recita vivendo, dice le battute e nemmeno, nemmeno, ne, nemmeno le interpreta. E, è come se l'arco evolutivo si fosse chiuso dall'autarchia, dall'egocentrismo, si passa invece alla lateralità. Eppure Streppiani è un film assolutamente morettiano, non tanto per la milonga finale che può ricordare il ballo conclusivo di un film del passato, cioè La Messa è finita. Ma proprio perché è un film, eh, Moretti eh, dopo il trauma di Berlusconi ebbe avuto anche il trauma di Renzi. Eh, quando Renzi, definito da tutti il Berlusconi di sinistra, assume la segreteria del Partito Democratico, Moretti smette di parlare direttamente, pubblicamente di politica. Il prosciugamento, il prosciugamento della vena polemica. Eh, di Moretti coincide con questa chiusura del suo cinema che è a Bemus Pabam Il silenzio del balcone del Papa dell'ultima immagine, coincide, coincide, anche con, coincide anche con la chiusura totale di un film come Mia madre e invece con Treppiani, in qualche modo chiudendosi ancora di più in se stesso, in un personaggio diverso al proprio moralismo, alla propria cocciutaggine, alla propria marmorea, ehm, eh, mancanza di contatto con gli altri, eh, Moretti eh, seppellisce e rilancia una stagione sia sua che dell'Italia, tant'è vero che l'ultima immagine del film, l'ultimissima è Margherita Bue, ma l'ultima immagine del film è il ragazzo con la barba, cioè quindi, che se noi lo guardiamo bene è un Moretti giovane, è un Moretti tornato adolescente che ha tra le braccia un bambino, è come il feto astrale di Kubrick alla fine di 2001 Dessina nello Spazio. E a me sono sembrati sempre andare in parallelo Kubrick e Moretti, eh, perché eh, nei loro film più felici lo spettatore alla fine si chiede, in quanto film definitivo che ha appena visto, ma cosa farà mai Kubrick o Moretti, cosa faranno mai nel prossimo film. Ecco, a mia madre non, veniva, non mi veniva questa, questa domanda, su Abemus Papam non mi veniva questa domanda, sul Caimano non mi veniva questa domanda, sono molto contento che invece con Treppiani mi sia tornata. Dopo aver seppellito forse questa stagione di chiusura, cosa farà mai finalmente Moretti nel prossimo film? Bellissimo quello che dice Flavio. E per chi ha avuto la sfortuna di non sentire Flavio, che è stato stupendo, ma le tre ore e venti precedenti abbiamo toccato appunto dei, dei punti e dei passaggi. Su tre piani è appena aperto il discorso, è uscito in sala eh, giovedì scorso, e, ed è passata meno di una settimana. Ed è un film, penso che, e spero, che rimarrà ancora nei nostri discorsi e dentro il, il momento anche che sta vivendo il nostro paese e il nostro cinema. E una filmografia di Moretti, sono totalmente d'accordo con De Bernardinis, che riacquista improvvisamente curiosità, anche senso eh, e questa sua lateralità, mi piace moltissimo la lateralità, eh, anche ah, bello, vedi, mi piace moltissimo no? la lateralità di tre piani, della presenza di... Di Moretti Interpiani potrebbe rilanciare, no? E non ci eravamo sentiti con Flavio troppo su eh, prima di questo invito che lui ha accettato. Flavio De Bernardinis, l'autore dello splendido castoro cinema su Danni Moretti, e per me è il più grande esperto di Moretti italiano a livello critico. Eh, e sono totalmente d'accordo con lui. E in parte, giustifica questa mia mancanza di oggi. Eh, il fatto che appunto la, 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 la zona della gioia, Caimano, Abemus, Papa, ma mia madre, sia paradossalmente quella della, del dolore mh, e della, mh, dello scarsissimo interesse cinematografico, sono i tre film più deboli della filmografia di Moretti, nel momento forse della sua vita più, più vigoroso. Questo la dice lunga, anche forse l'artista deve stare male per produrre bene. E Tre Piani invece rilancia sicuramente un qualcosa che alla soglia dei, dei 68 anni. Eh, dei 69 anzi perché l'anno prossimo compirà 69 anni alla soglia quindi dei 70 anni apre per noi dei, dei, degli spazi di curiosità secondo me fecondi per usare un termine usato da Flavio De Bernardini in questi bellissimi 8 minuti eh, poi chissà mai quando, come faremo da caro diario a tre piani. Per adesso oggi ci siamo divertiti, spero, almeno io, a uh, fare da Io sono un autarchico a Palombella Rossa, e riscontrando questa interessante curiosità legata ad Andrea. Sempre lo stesso nome, sempre lo stesso nome del figlio, sempre lo stesso nome nella stanza del figlio, sempre lo stesso nome del figlio anche eh, in uh, Io sono un autarchico. E, e quindi eh, se c'è un film morettiano è tre piani i film non morettiani sono Il Caimano, che è un'operazione di marketing piuttosto <ride> intelligente ma oltre quello no Abemus Papam e Mia Madre ma eh, la cosa divertente è che ci sono i morettiani dell'ultima ora, i testosteronici quelli che io chiamo i morettiani scorsesiani, i banali cioè i nulli praticamente quelli che devono vedere i muscoli devono vedere che non capiscono invece quanto è morettiano Treppiani eh, perché finalmente sta facendo un discorso politico. Sul momento il discorso politico oggi riguarda solo ed esclusivamente la donna e di questo parla Treppiani. Né Michela Picella né Nanni Moretti sono delle donne e forse questo la dice lunga sul futuro uh, del suo cinema, chi lo sa. Però, come dice De Bernardini, mai come dopo tre piani, ho voglia di vedere il prossimo film di Nanni Moretti che probabilmente realizzerà scavallati i 70 anni, da vecchio che per i boomer non è mai facile, perché loro sono sempre gli eterni giovani grazie signori è stato, è un, piacere, è stato un piacere leggervi, ringrazio anche Andrea Bedeschi per avermi fatto compagnia sarà una settimana di twitchate anche in consuete, giovedì torno nel pomeriggio per fare cinema, serie tv, anzi ringrazio Bedeschi che mi ha dato delle ottime dritte per serie e serialità che, che cercherò di recuperare. E venerdì sarà molto bello perché parleremo con Isabella Aguilar non la mattina, ma il pomeriggio. A proposito di donne, eh, sì, Isabella è la showrunner di Luna Park, una serie che ci spariamo da giovedì e parliamo con Isabella tanto come piace a noi. Eh, venerdì parleremo con eh, la showrunner di Luna Park nuova serie televisiva eh, in piattaforma che ci spariamo da giovedì, va bene? Eh, scusate per l'incompletezza della monografia <ride> morettiana ma siamo arrivati in sole tre ore, dai, io sono autarchico a Palombella Rossa, consiglio a tutti l'acquisto del castello cinema di Fabio De Bernardini l'uomo con la borsa che sembrava di ballarnuoto che ci ha mandato il video che abbiamo visto poco fa, ciao 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 Grazie, che tesoro, grazie a te che tabboni. Speriamo che questo sia lavoro, speriamo che questo sia il lavoro dei critici di domani, perché nell'editoria di ieri. E ringraziamo sempre Andrea Francesco Berni per creare piattaforme che permettano a quest'idiota di continuare a lavorare, perché se no, se non ci fosse Berni, il critico. Ciao, buonasera, buonasera. Abbiamo parlato, avete visto un grande critico, eh, Flavio de Bernardinis. Eh, baci, 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 signori, de, scusate per La Locorrea, scusate per essere fermato solo a Palombella Rossa, però è il Moretti per me, è l'unico Moretti possibile, non che quello dopo non ci siano cose interessanti, ma insomma, il Moretti da Io sono autarchico a Palombella Rossa sono 13 anni di filmografia divina, Grazie, un bacio a tutti. Stasera mi vado a sparare il bond e poi ne parleremo già da giovedì. No time to die per tutti noi, in primis per Nanni Moretti, ma anche per tutti noi. Un bacio a tutti e buona serata. One click and second click. Ciao.